Muy buenos días a todas y a todos. Sean todas y todos bienvenidos a este segundo día del Observatorio Internacional de Derechos Humanos sobre Ruth Bader Ginsburg, la voz de la justicia. Hoy vamos a trabajar en dos sesiones. Las dos sesiones se desarrollarán en italiano, como ya comentaba la profesora Tania Gruppi ayer. Para los hispanohablantes, entender el italiano, especialmente cuando se habla despacio, no es tan complicado. Y además hay muchos investigadores, muchos académicos de Latinoamérica que realmente tienen muchos contactos con académicos italianos y hablan y entienden perfectamente el italiano. Y hoy nos vamos a, bueno, vamos a trabajar en dos sesiones. Una primera sesión que será moderada por la jueza de la Corte Constitucional Italiana, Silviana Sciarra, donde se abordará el tema de la discriminación laboral y racial y participarán la profesora Costanza Nardocci de la Universidad de Milán y las profesoras Elena Bindi y Patrizia Vigni, ambas de la Universidad de Siena. Y posteriormente seguiremos con la tercera sesión de este observatorio. Con el tema de los derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, con la moderación y comentarios del profesor Marco Ruotolo de la Universidad de Roma III, y con la participación de las profesoras Benedetta Liberali de la Universidad de Milán Statale y Graziella Romeo de la Universidad de Milán Bocconi. La dinámica va a ser más o menos la misma que se usó ayer. Cada ponente cuenta con un tiempo de hasta 20 minutos para su presentación. Luego, posteriormente, el moderador pues hará unos comentarios, unas consideraciones a las ponencias realizadas y, posteriormente, abriremos un espacio de debate entre los ponentes y también un espacio de preguntas y respuestas con el público. El público puede hacer sus preguntas, tanto en italiano, cuanto en español, cuanto en inglés o en otro idioma que considere conveniente, a través de la sección de preguntas y respuestas aquí en la plataforma Zoom. Estamos en vivo también en Facebook y así podemos recibir también algunas preguntas por ahí. Las preguntas se pasarán posteriormente a la moderadora y se compartirán con los ponentes para que se pueda realizar el debate. Antes de empezar, también le voy a hacer el uso de la voz a la profesora Tania Gruppi, que nos quiere compartir unas palabras. Hola, muy buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Es solamente para agradecer a todos y todas las ponentes y moderadoras y moderadores de hoy, que verdaderamente es un gusto y haberlos aquí en la pantalla. En primer lugar, a la profesora doctora Silvana Sciarra, que es magistrada de la Corte Constitucional de Italia y que es además una gran experta de derecho laboral europeo, con una trayectoria accademica di livello internazionale molto importante. Es verdaderamente un honor tenerla aquí con nosotros hoy. Y un saluto e un agradecimento a Costanza Nardocci, a Bindi, Patrizia Vigni di questa prima sessione e a todos los ponentes de ayer y de mañana que están aquí con nosotras hoy acompañándonos. Así le devuelvo la palabra a la doctora Irene Spigno, que imagino que va a introducir a la magistrada y empezamos la sesión. Gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, yo también obviamente me uno a los grandes agradecimientos que comentó la profesora Gruppi para todos los ponentes que participan el día de hoy, los moderadores, también a los que participaron el día de ayer, veo algunos por aquí y pues los que participarán mañana. Bueno, yo no voy a quitar más tiempo a la sesión, pues le voy a ceder el uso de la voz a la profesora Silvana Sciarra, que como ya se comentó, es magistrada de la Corte Constitucional Italiana y se destaca por su gran trayectoria en los temas de derecho laboral y obviamente es también una gran experta en los temas de género.
Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarnos aquí el día de hoy y tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias por esta oportunidad, Tania Groppi e Irene Spinti. Muy buenos días a todas y todos. Paso all'italiano, che parlerò lentamente. È stata una bellissima idea ricordare la giudice Ginsburg, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere in una indimenticabile intervista con la professoressa Rubio Marin all'Università Europea qualche anno fa. Ho un ricordo molto vivo e molto caldo di una persona che comunica straordinariamente le sue esperienze agli altri. L'ho poi incontrata una seconda volta a Roma in occasione di una lezione che teneva in una università americana, in un campus americano a Roma. In tutte e due le occasioni ho colto questa forte intensità del suo messaggio, rivolto alle donne, non soltanto alle donne, con grande attenzione ai giovani. In quella lezione a Roma erano molto giovani gli interlocutori, un linguaggio semplice, molto incisivo e molto riferito alle sue vicende personali, queste vicende personali messe a disposizione degli altri e quindi condivise. Credo che sia un metodo fantastico per dare forza alle giovani donne che magari possono avvertire ritrosie o preoccupazioni. Ecco, lei con quel modo così diretto di parlare spiega come le donne possono essere potenti nel messaggio che lanciano, e lei senza dubbio ha lanciato un messaggio potente, ma soprattutto la sua è una voce libera, è stata una voce libera, anticonvenzionale, e quindi anche questo messaggio sulla libertà, che è un messaggio che poi punta sempre a valorizzare le competenze, io trovo che sia un messaggio attuale che davvero dobbiamo sforzarci tutte e tutti di trasmettere a chi lavora con noi, a chi è più giovane, questo parlo per me, più giovane di me o di noi. Quindi è davvero la forza del pensiero del giudice Ginsburg che si collega a questa sua straordinaria attenzione per la libertà. E poi le domande che poneva mi ha a volte messa in difficoltà per quanto erano precise, puntuali, voleva conoscere il sistema italiano, voleva approfondire. Quindi ho un ricordo personale e sono particolarmente felice di poter essere qui con voi per discutere due delle sue tante dissenting opinions, in due casi che sono a loro modo espressivi dei molti temi di cui lei si è occupata. Io non voglio rubare troppo tempo perché abbiamo delle presentazioni affidate a studiose di alto livello, tutte molto competenti in questo campo e non solo. Costanza Nardocci è dottoranda ha avuto il dottorato di ricerca in diritto costituzionale a Milano, credo, ed è adesso ricercatrice, già professore, ma ricercatrice presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale a Milano. È noto che ha studiato negli Stati Uniti presso l'Università di Columbia, dove anch'io tempo fa ho lavorato, e c'è davvero una grande attenzione per questi temi in quella università. Tutte le nostre oratrici hanno scritto su riviste specializzate, libri, la loro produzione è fantastica. La professoressa Elena Bindi, anche lei con un dottorato di ricerca in diritto costituzionale e tutela dei diritti fondamentali presso l'Università di Pisa, è un'autrice instancabile, è molto avvincente tutta la sua produzione, e soprattutto a Siena ha avuto contatti frequenti anche con l'America Latina, per cui trovo ci sia un network di grande rilievo. Ho imparato ad apprezzarlo anche leggendo in questi giorni tutto quello che voi avete fatto e continuate a fare. E poi Patrizia Vigni, che ha studiato a Siena e anche ad Oxford e che ha un dottorato in diritto internazionale, lavora anche lei all'Università di Siena, anche qui ampi interessi di diritto
comparato di diritto con un approccio interdisciplinare, per cui credo che questo sia davvero il consesso giusto, abbiamo le oratrici giuste per avvicinarci gradualmente a questa sessione e per ricordare il contributo che la giudice Ginsburg ha dato a tutte noi e a tanti giuristi in tutto il mondo. Io darei subito la parola, ricordando che appunto ciascuna oratrice avrà a disposizione una ventina di minuti, darei la parola a Costanza Nardocci, che ci parla del caso Ledbetter versus Goodyear. È un caso di discriminazione nel trattamento salariale, e sentiremo cosa ci dice Costanza e cercheremo poi di commentare questo caso davvero interessante e molto, molto attuale per anche le vicende italiane e devo dire europee, dove ancora si combatte questo difficile tema del pay gap. Grazie Costanza. Grazie professoressa, io rivolgo i miei ringraziamenti più sentiti alle organizzatrici, quindi alla professoressa Groppi, alla professoressa Spigno per l'invito che mi onora ad essere qui con voi oggi, naturalmente un ringraziamento speciale anche alla professoressa Sciarra per questa bellissima introduzione e presentazione. Io ho preparato una presentazione PowerPoint, vi chiedo soltanto la gentilezza di confermarmi se la visualizzate correttamente. Sì. Ok. Allora, come già è stato detto nell'introduzione della professoressa Sciarra, io mi occuperò del caso Ledbetter versus Goodyear, un caso del 2007 in cui Justice Ginsburg ha realizzato una piuttosto efficace e profonda dissenting opinion. Mi sono permessa di inserire un sottotitolo a commento di questo caso che trovate nella prima diapositiva, vale a dire la discriminazione come condotta individuale invocabile solo a tempo debito, punto di domanda, perché ritengo che due aspetti, la dimensione della condotta individuale e l'aspetto temporale, siano i due filoni sui quali si sviluppa la dialettica tra l'opinione di maggioranza e la dissenting opinion in un caso deciso dalla Corte Suprema, peraltro con una maggioranza di 5-4. Ora, prima di prendere in considerazione quello che è il caso sul quale la Corte Suprema è stata chiamata a pronunciarsi, ho ritenuto interessante prendere le mosse e mettere a fuoco quelle che sono le tematiche che fanno da retroscena alla decisione, alla majority opinion e alla dissenting opinion, e che di fatto riguardano enuncia la definizione, la nozione di discriminazione nei suoi caratteri proprio ontologici. La sentenza e la majority opinion, così come la dissenting opinion, approfondiscono a fondo quelli che sono i caratteri che integrano o che possono integrare una discriminazione, e in modo più specifico se di fatto la discriminazione è equiparabile solo ad una condotta unitaria e temporalmente circoscritta, o se invece possa darsi di questa nozione un'interpretazione più ampia ed estensiva, sino da ritenerla comprensiva di una pluralità di condotte suscettibili di produrre effetti che si cumulano nel tempo, che quindi si protraggono nel tempo e che producono un effetto deteriore ai danni della vittima. Ora, qual era il caso di specie? Il caso di specie riguardava questa donna, la petitioner Lily Ledbetter, donna che è stata impiegata per circa 20 anni con mansioni di manager area presso la Goodyear Tire and Rubber Plant. Per la maggior parte di questi anni Lily Ledbetter ha ricoperto una posizione generalmente ricoperta da colleghi uomini, ed anzi per un certo arco di tempo Ledbetter è stata l'unica donna adibita a mansioni manageriali nel comparto assegnato, e questo è un aspetto piuttosto interessante. Nel corso degli anni, quindi in questi 20 anni, Ledbetter riceve lievi incrementi salariali e tuttavia poco prima
del raggiungimento dell'età pensionabile, quindi poco prima del 1998, scopre di essere stata beneficiaria di un trattamento retributivo significativamente inferiore rispetto a quello viceversa assegnato a colleghi uomini adibiti ad analoghe mansioni, una differenza che nell'ambito del giudizio di primo grado, di cui dirò qualcosa rapidamente, è stata conteggiata in un ammontare pari a un 40%, quindi una distinzione sicuramente significativa. Lili Ledbetter decide quindi di adire la via giudiziaria e lungo due binari che almeno inizialmente corrono paralleli. Da un primo punto di vista presenta ricorso all'Equal Employment Opportunity Commission istituita dal Civil Rights Act del 1964, dall'altro adisce la District Court in accordo con l'Equal Pay Act del 63, una via che sarà poi successivamente ritirata, abbandonata. Cosa prevedeva però il Civil Rights Act del 1964 in punto di trattamento non discriminatorio sul luogo di lavoro? Naturalmente ha introdotto un generale divieto di discriminazione sul luogo di lavoro, sulla base di vari fattori di discriminazione, per quanto qui rileva in base al sesso, ha tipizzato, e questo è molto interessante ai nostri fini, una serie di unlawful employment practices, e quindi il licenziamento, il rifiuto di assunzione, la mancata promozione, e vedremo perché poi queste condotte assumono una certa rilevanza, tanto nella majority opinion quanto nella dissenting opinion, ha istituito la già citata Equal Employment Opportunity Commission, ma soprattutto ha introdotto il cosiddetto termine di 180 giorni, definito alternativamente limitation period o charging period, entro il quale il ricorrente che si ritenga vittima, il o la ricorrente che si ritenga vittima di una condotta presuntivamente discriminatoria ha la facoltà di rivolgersi alla commission di qui sopra. Ora, il problema interpretativo sul quale si interrogano sia la majority opinion, tanto la dissenting opinion, riguarda la decorrenza di questo termine di 180 giorni e quindi l'interpretazione di questa norma del Title VII. Vi sono infatti tre letture che possono essere offerte di questo termine di decorrenza. La prima, la più piana, il termine decorre da quando la singola condotta discriminatoria si è verificata, prescindendo dalla contezza che la vittima di questa condotta ne abbia. La seconda lettura, più favorevole naturalmente, è sensibile alle esigenze di tutela della vittima della condotta discriminatoria, ritiene invece tale termine da far decorrere dalla data in cui la vittima ha avuto percezione, quindi conoscenza di quella condotta. Vi è però una terza lettura, che è quella più interessante, che poi sposerà Justice Ginsburg nella sua dissenting opinion, in cui si dice questo termine dei 180 giorni non soltanto deve essere fatto decorrere da quando la vittima ha conoscenza della condotta discriminatoria, ma questo termine decorre ogni qualvolta si verifichi una condotta ritenuta, almeno all'inizio del procedimento giurisdizionale, presuntivamente discriminatoria. Ora, in primo e in secondo grado, che cosa succede? Abbiamo la District Court che accoglie le doglianze di Lili Ledbetter nell'ambito di un giudizio in cui una giuria dà ragione a Lili Ledbetter, con numerose testimonianze a sostegno del claim portato da Ledbetter, e Justice Ginsburg farà particolare attenzione al peso della prova testimoniale nell'ambito della propria dissenting opinion. La Corte d'Appello viceversa rigetta gli argomenti portati da Lili Ledbetter, sostanzialmente avalando la prima di quelle tre interpretazioni che vi ho esposto poc'anzi del termine di decorrenza del limitation period, ritenendo sostanzialmente che essendo soltanto due le condotte discriminatorie verificatesi nel termine dei 180 giorni da Lili Ledbetter,
La circostanza per la quale la ricorrente fosse stata discriminata in realtà durante tutto l'arco temporale, quindi durante sostanzialmente i 20 anni di impiego presso Goodyear, erano time barred, cioè proposte untimely, non nel rispetto dei 180 giorni. Lily Ledbetter si è così rivolta alla Corte Suprema, e questo è interessante perché in questo caso la pronuncia della Corte Suprema non riguarda la costituzionalità della norma rilevante del Title VII, bensì la corretta interpretazione, posto che vi era un'incertezza interpretativa a livello di Corte d'Appello su appunto la corretta interpretazione del dies a quo di questo termine di 180 giorni. Quindi ci confrontiamo con una statutory decision della Corte Suprema. Quali questioni vengono portate all'attenzione della Corte Suprema? La nozione di discriminazione, e quindi siamo di fronte, nel caso della discriminazione lamentata da Lily Ledbetter, a un discrete act, cioè una singola condotta temporalmente circoscritta, oppure a una pluralità di condotte che costituiscono il prodotto di quello che poi viene definito un hostile work environment, cioè l'effetto di un ambiente lavorativo ostile, quindi condotte che si sommano, i cui effetti si cumulano nel tempo fino poi ad aggravare in misura significativamente importante la condizione della vittima. Seconda questione, il tempo, quando si è verificata o si sono verificate le condotte discriminatorie, e se di fatto questa discriminazione su base salariale che soggiace al caso necessita di una disciplina e di un trattamento differente rispetto ad altre condotte discriminatorie pure tipizzate dal Title VII, quali quelle menzionate poc'anzi, il licenziamento, la mancata assunzione, la mancata promozione, che sono effettivamente sizable, vale a dire identificabili e immediatamente note alla vittima o destinataria anzitutto della condotta. Che cosa dice la Five Justice Opinion di Justice Alito? Che la discriminazione lamentata da ricorrente è time barred, vale a dire è stata proposta troppo tardi. Le due discriminazioni, con le due condotte occorse durante la decorrenza del limitation period, non sarebbero state, ad avviso della Corte Suprema, sufficientemente corroborate da elementi probatori tali da dimostrare i due elementi che integrano la nozione di discriminazione diretta, quindi il disparate impact da una parte e l'intento discriminatorio di Goodyear, e le restanti condotte, essendosi verificate, le restanti condotte presuntivamente discriminatorie, perché sul punto la Corte Suprema in realtà non dice che sono state esplicitamente discriminatorie, si sono comunque verificate in un arco temporale non più, invocabile dalla ricorrente, perché verificatesi prima dei 180 giorni. Due criticità: una dimensione individuale della condotta discriminatoria, la Corte Suprema si disinteressa di quello che si è verificato prima dei 180 giorni, quindi delle peculiarità di questa discriminazione su base salariale, che di fatto è arrivata all'ammontare della differenza del 40%, perché si sono considerate i 20 anni di differenti incrementi salariali, e dall'altro l'elemento del dato temporale è particolarmente significativo, quanto ci dice Justice Alito, quanto dice current effects alone, e quindi quelli riferiti alle due sole condotte discriminatorie occorse durante il charging period, cannot breathe life into prior uncharged discrimination. Ed è altrettanto grave che le precedenti presunte condotte discriminatorie vengano da Justice Alito derubricate a semplici unfortunate events. Che cosa risponde Justice Ginsburg? Uno, che la discriminazione non si sostanzia necessariamente in una condotta che sia sizable, perché la condotta discriminatoria che lamenta Ledbetter non ha gli stessi caratteri delle altre condotte eventualmente discriminatorie che si realizzano sul luogo di lavoro, mancata assunzione, licenziamento e così via, perché vi è una contrapposizione netta tra la nozione di discrete unlawful practice, licenziamento,
e la discriminazione su base salariale, che invece è il prodotto di un ambiente lavorativo ostile. Justice Ginsburg pone poi l'accento sulle difficoltà probatorie che riguardano la sex wage-based discrimination, su cui dirò rapidamente qualcosa. Primo aspetto, quindi, la continuità nel tempo che caratterizza questa tipologia discriminatoria. Justice Ginsburg fa riferimento alla cosiddetta Continuing Violation Doctrine, e quindi sostanzialmente fa perno su una concezione di discriminazione che si sostanzia in una pluralità di condotte che si perpetuano nel tempo senza che questo vada a incidere e quindi a recidere l'elemento discriminatorio della condotta. In secondo luogo ci dice: non è un discrete act. Perché? Perché la condotta discriminatoria su base salariale non è sizable, cioè non è univoca, individuale e temporalmente circoscritta. Due, non è di agevole individuazione, è an easy to find, e soprattutto, e questo dimostra la sensibilità di Justice Ginsburg rispetto alla condizione della vittima di questa tipologia di discriminazione, è, ci dice, often hidden from sight, cioè la vittima non ne viene a conoscenza. Perché? E queste sono le difficoltà probatorie. Perché spesso, e sul punto, dando conto peraltro di un'attenzione peculiare alla dimensione concreta, quindi un pragmatismo che sicuramente è da valorizzare di Justice Ginsburg in questo passaggio della sua dissenting opinion, spesso le policies aziendali, e Goodyear in particolare in questo caso, non consentono la disclosure e quindi il disvelamento delle retribuzioni di cui ciascun impiegato o impiegata è destinatario o destinataria, perché molto spesso la disparità si realizza in piccoli incrementi salariali e quindi la vittima può ritenere che il dato quantitativo sia così irrisorio da non essere sufficiente per giustificare un accesso alla via giudiziaria, scongiurando quindi l'accesso al giudice, e questo è un altro aspetto particolarmente importante. Dal punto di vista processuale, la Ginsburg fa un utilizzo della tecnica del distinguishing particolarmente efficace ed è molto forte, rigetta tutti i precedenti su cui la majority opinion di Justice Alito fa riferimento, perché ci dice tutti quei casi che io vi indico nella slide riguardavano esempi di discrete act, quindi condotte sizable, identificabili e temporalmente circoscritte, quindi diverse da quella del caso di specie. Viceversa, rilevano altri due casi su cui qui per motivi di tempo chiaramente non mi soffermo, ma in particolare vi è un endorsement per questo caso, Bazemore versus Friday, in cui sostanzialmente la Corte Suprema aveva accolto un'interpretazione della norma del limite dei 180 giorni, secondo la quale, la cosiddetta paycheck accrual rule, secondo la quale il termine decorre ogni qualvolta si è verificata la condotta discriminatoria. Il caso riguardava una discriminazione su base razziale nell'ambito, in ambito lavorativo. Oltre al recinto della pronuncia, qualche commento prima di chiudere. Molto importanti e interessanti sono le specificità che mette in luce Ginsburg della sex-based wage discrimination e quindi la dimensione della percezione soggettiva che ha la vittima di essere stata discriminata, che non è immediata, ma anzi è, come potremmo dire, si verifica e può verificarsi molto dopo la realizzazione della prima condotta discriminatoria. Le criticità che riguardano la prova di questa discriminazione, perché l'onere della prova viene posto integralmente a capo della vittima, e questo è un altro aspetto centrale dell'opinione dissenziente, e questi aspetti naturalmente si diventano particolarmente critici per quanto riguarda l'accesso al giudice, perché la vittima non viene a conoscenza di essere oggetto di una condotta discriminatoria, la condotta discriminatoria singola non è particolarmente o non è ritenuta particolarmente indicativa del peso, del connotato discriminatorio che in realtà soggiace al suo che quindi pertanto non addice immediatamente la via giudiziaria. L'altro aspetto interessante che in cui si evince questa dialettica scontro tra le due opinioni
riguarda il ruolo della Corte Suprema e del dissent. Justice Alito ci dice che la Corte Suprema non può intervenire sulla disciplina che ha dettato il Congresso e quindi sul bilanciamento degli interessi cui soggiace la regola del termine dei 180 giorni. Justice Ginsburg avrebbe naturalmente preferito offrire un'interpretazione evolutiva e quindi in accordo alla cosiddetta Paycheck Accrual Rule della norma rilevante del Title VII, e si limita a dire la palla è nelle mani del Congresso, citando testualmente un passaggio della sua dissenting opinion. E in effetti Ledbetter versus Goodyear ha avuto un seguito, o meglio, il dissenting di Justice Ginsburg ha avuto un seguito a distanza di 2 anni in occasione dell'approvazione dell'Lilly Ledbetter Fair Pay Act, che ha sostanzialmente accolto la tesi di Justice Ginsburg. Ha avuto però anche un importante seguito dogmatico, perché di fatto ha dato ingresso a una nozione di discriminazione che copre appunto i due caratteri di cui dicevo, su cui non mi ripeto un'altra volta, l'elemento della non-sizable della condotta e l'aspetto della perpetuazione nel tempo della condotta, quindi il fattore temporale, la dimensione collettiva in senso oggettivo, nel senso della pluralità delle condotte, e poi le criticità che riguardano appunto l'accertamento della discriminazione in esame. Due ultime notazioni prima di chiudere. Ho trovato interessante porre a confronto gli Stati Uniti e l'Unione Europea nel 2007, cioè anno in cui questa decisione è stata adottata, perché se da un lato negli Stati Uniti si dibatteva sulla possibilità di qualificare la discriminazione lamentata da Lilly Ledbetter alla stregua di una condotta sanzionabile senza il limite rigidissimo dei 180 giorni, l'Unione Europea sin dal 2000 aveva abbracciato una nozione di discriminazione, almeno stando alle norme di diritto positivo naturalmente, che di fatto invece abbracciava una nozione più morbida. Si pensa alla nozione di molestia, che di fatto certamente non è equiparabile al discrete act a cui si rifà l'opinion di Justice Alito. E di fatto la sex-based wage discrimination presenta forti affinità con altre discriminazioni che si realizzano proprio e che si caratterizzano per la loro perpetuazione nel tempo, e anche per l'accento che viene posto sulla dimensione soggettiva, quindi sulla percezione discriminatoria che la vittima ne abbia, e per la sua loro dimensione collettiva, vale a dire per la pluralità di condotte che poi producono effetti deteriori. Il caso è evidentemente ad alcune forme di violenza contro le donne. L'ultima slide e poi chiudo. Mi sembrava interessante chiudere con qualche dato, dando conto, come peraltro mi ha preceduto la professoressa Sciarra, di quanto in realtà il tema del gender pay gap continui ad essere un tema centrale. Mi sono dando conto di quello che accade sul continente europeo, essendo italiana, e mi sembrava quindi opportuno dar conto di là, al di là del dibattito teorico di cui ho dato conto e dell'importanza del contributo di Justice Ginsburg al tema in esame, di quanto però il fenomeno dal punto di vista appunto dei dati empirici continua ad essere preoccupante, e di cui è importante quindi che il dibattito scientifico si occupi. Vi ringrazio moltissimo. Grazie Costanza, grazie infinite per aver rispettato i tempi e per aver fatto una panoramica così precisa di questa dissenting opinion. Lasciatemi dire che la nozione di unlawful employment practices, lo dico anche per gli amici messicani, forse i più giovani non hanno seguito quanto lo Statuto dei lavoratori italiani ha avuto un'influenza nel paese di lingua spagnola, e proprio da questa nozione prese spunto il legislatore nel 1970 in Italia per introdurre le prime norme sugli atti discriminatori nel luogo di lavoro, che riflettono molto questa struttura delle unlawful employment practices. E poi ci ritroviamo con gli stessi problemi, la maggior parte credo della legislazione europea, certamente in quella italiana, con questa difficoltà quando si arriva a provare la discriminazione, quindi l'accesso alla prova, ma l'accesso al giudice.
E poi lasciatemi dire una parola su questo linguaggio meraviglioso che è capace di usare la Justice Ginsburg quando appunto usa l'espressione che each payment of a wage or salary infected by sex discrimination, che è anche un linguaggio tecnico, ma che risulta particolarmente incisivo su questa idea che lei sviluppa così bene di una discriminazione che si svolge nel tempo, e proprio la dimensione temporale e la quindi continuità di questo comportamento invasivo del datore di lavoro in questo caso, che poi incide negativamente sulla donna. E anche la nozione di hostile work environment, come è stato ricordato, ha avuto poi un impatto sulla normativa europea, soprattutto con riferimento alle molestie nei luoghi di lavoro, ma non solo. Quindi questo luogo lavorativo che diventa un inferno per il lavoratore o la lavoratrice, in questo caso, che ci deve lavorare, perché è profondamente ostile e quindi pone limiti costanti all'espressione dei diritti della lavoratrice. Io non rubo altro tempo, se non per ringraziare ancora una volta Costanza, che tra l'altro ci ha dato utili indicazioni anche della tipicità del giudizio nella Corte Suprema americana, ricordandoci la tecnica del distinguishing, ricordandoci anche che questo è una statutory decision e tanti altri dettagli che sono molto utili per ricostruire anche il contesto normativo in cui ci muoviamo. Ora do molto volentieri la parola per il commento di per il commento di Shelby County. Credo che parlerà per prima Elena Bindi e per seconda Patrizia Vigni, e dovrete regolarvi su circa 10 minuti per una. Vi ringrazio fin da ora. Grazie. Allora, anch'io mi unisco ai ringraziamenti alle organizzatrici, alla professoressa Spigna, alla direttrice generale dell'Accademia, a Tania Groppi, collega e amica, sempre piena di entusiasmo quando organizza queste iniziative, e ovviamente alla professoressa Sciarra, che ci onora con la sua presenza e per la bellissima introduzione e presentazione. Anche io ho preparato delle slide proprio per i partecipanti, soprattutto di lingua spagnola, perché hanno a volte difficoltà giustamente a seguirci nelle nostre esposizioni. Cerco di condividere lo schermo. Ecco, dovremmo... Penso si veda, vero? Sì. Allora, queste slide appunto sono molte, ma anche le slide le dividiamo io e Patrizia Vigni, e quindi dovremmo rimanere nei 20 minuti senza dubbio. Come è stato detto, il nostro intervento riguarda una sentenza importantissima in quello che è il panorama delle dissenting opinion del giudice Bader Ginsburg, e appunto la sentenza Shelby County versus Holder del 2013. Questa sentenza, la dissenting opinion soprattutto, è proprio un emblema del pensiero di Bader Ginsburg in tema di diritti civili e in particolare per il diritto di voto. Perché? Perché questa densa sentenza ha dichiarato incostituzionale una legge, il Voting Rights Act del 1965, che è una legge assai rilevante proprio per il suo valore simbolico, un valore simbolico proprio come strumento di realizzazione e consolidamento di quella Great Society fortemente voluta negli anni 60 dal presidente Johnson. Un'altra legge di cui ci ha già parlato Costanza Nardocci, rilevante in questo periodo, è appunto il Civil Rights Act di un anno prima, del 1964. Perché è importante questa opinione dissenziente? Perché è l'emblema appunto della lotta alla discriminazione razziale perseguita da Bader Ginsburg in tutte le sue opinioni dissenzienti sul tema, e che ci ha insegnato ancora una volta che la sua lezione, come ci diceva già la professoressa Sciarra, è quanto mai attuale.
è più che mai attuale anche in questi anni. Basti pensare, guardavo i dati sulla pandemia, che hanno proprio scoperchiato le disuguaglianze tra bianchi e afroamericani. Se pensiamo che gli afroamericani si ammalano il triplo e muoiono il doppio rispetto ai bianchi. Quindi tutti i timori che noleggiamo in questa bellissima opinione dissenziente purtroppo sono quanto mai attuali. Ricostruisco velocemente il caso perché nello schema di intervento che ci siamo ripartiti io e Patrizia Vigni esamineremo di questa densissima sentenza, pensate che sono ben 36 pagine di opinioni dissenzienti, ci siamo concentrati su due aspetti, almeno ora nell'esposizione orale. Io parlerò in particolare su un aspetto relativo all'irragionevolezza o meno alla luce della situazione di fatto attuale, quanto si pronunciò alla Corte, se è appunto la scelta del Congresso di reiterare le misure antidiscriminatorie fossero ancora giustificate. Patrizia Vigni invece si soffermerà soprattutto sulla clausola dell'equal sovereignty, cioè della parità tra gli stati, e quindi analizzerà con un approccio da internazionalista i rapporti tra sistemi giuridici sovranazionali e ordinamenti federali, facendo un confronto anche con l'Unione Europea e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Velocemente ricostruiamo il caso perché è necessario per poter comprendere gli aspetti esaminati nell'opinione dissenziente. Cosa c'è da dire? Per quanto riguarda la ricostruzione del caso, come ho detto, questa sentenza dichiarò incostituzionale, in alcuni aspetti, il Voting Rights Act del 1965, che era una legge. Che cosa perseguiva questa legge? Questa legge cercava di rimuovere gli ostacoli introdotti dalle legislazioni degli stati, soprattutto del Sud, diretti ad impedire al cittadino l'esercizio del voto per la sua appartenenza razziale, in chiaro contrasto con il 15° emendamento che, come ci ricorda Baden Ginsburg, il 15° emendamento e il 14° emendamento sono quegli emendamenti introdotti proprio a seguito della guerra civile. Quindi cosa ha dichiarato incostituzionale la Corte Suprema? La sezione 4, e questa sezione 4 era la sezione della legge, cioè prevista dalla legge, che individuava quali stati introducevano, quali erano i criteri appunto alla base in base ai quali si individuavano le discriminazioni ai fini dell'esercizio del voto. Cioè questa legge individuava soprattutto due condizioni perché diciamo scattasse il sospetto su questi stati. Quali erano queste due condizioni? Da un lato la previsione di test o prerequisiti analoghi per l'esercizio del diritto di voto. Dall'altro lato, i numeri molto bassi di cittadini afroamericani registrati al voto o anche la bassa affluenza alle urne da parte degli afroamericani. Se sussistevano questi requisiti, questi stati diventavano cosiddetti stati sospetti e tutte le volte che volevano modificare la legislazione elettorale statale dovevano sottoporsi ad una sorta di controllo preventivo da parte del governo federale, la preclearance. Quindi la Corte ovviamente vedremo ora in che modo, con che stratagemma colpisce la sezione 4 senza colpire la sezione 5, ma di fatto priva di efficacia anche questo controllo preventivo. Cosa c'è da dire per capire un po' il caso di specie? Che queste misure emergenziali avevano una ratio, queste misure antidiscriminatorie avevano una ratio emergenziale, ovvero erano state pensate dal legislatore federale come misure che in 5 anni avrebbero sconfitto le discriminazioni a fine dell'esercizio del voto.
Tuttavia il Congresso ha ritenuto di reiterare queste misure anche negli anni successivi, fino all'ultima reiterazione avvenuta nel 2006, che doveva appunto reiterare l'efficacia, ha reiterato l'efficacia di questa legge per altri 25 anni, ed è stata proprio su questa ovviamente ultima reiterazione che è intervenuta la Corte Suprema. Vediamo un po' lo stratagemma giuridico per poi passare velocemente all'opinione dissenziente. L'opinione di maggioranza ha introdotto appunto ha dichiarato incostituzionale la sezione 4. Per quale motivo? Perché ormai queste misure emergenziali erano divenute eccessivamente lesive delle prerogative degli stati membri, perché ormai non risultavano più attuali quelle condizioni che avevano determinato l'introduzione di queste misure. Quindi qual è lo stratagemma giuridico? Vi ho già detto, si dichiara incostituzionale la sezione 4 e di fatto si priva di effetti anche la sezione 5, che era quella che prevista per il controllo preventivo sulle modifiche alle leggi elettorali. Ovviamente la Corte Suprema rimane sempre, e questo la Corte Suprema lo lascia, la possibilità per il Congresso di rivedere i criteri, e quindi attraverso questa cosiddetta coverage formula poter poi reintrodurre dei criteri, quindi per individuare gli stati sospetti e ripoter attivare il controllo preventivo. Però il Congresso doveva rideterminare i criteri, ci dice la Corte, perché quelli previsti in questa legge reiterata non erano più attuali. Anche questa decisione, come quella che ci ha ricordato Costanza Nardocci, fu stata presa 5 voti a 4. I 5 voti venivano da giudici tutti di nomina repubblicana, mentre i giudici di nomina democratica erano contro, e quindi si nota una spaccatura chiaramente tra l'ala conservatrice e la componente libera. Ora su questo, sugli equilibri all'interno della Corte Roberts, porterebbe troppo lontano, e su questo non mi posso soffermare. Quindi cosa c'è da dire? Invece voglio mettere l'accento, vedete, su quell'aspetto dell'irragionevolezza, qual è l'approccio dell'opinione di maggioranza e qual è l'approccio del giudice Ginsburg. Su cosa si spacca nettamente la Corte, cioè le due ali? Mentre l'opinione di maggioranza ritiene che la segregazione rappresenta un passato non più attuale e alla luce dei dati empirici si può ritenere compiutamente realizzata l'uguaglianza sostanziale, l'opinione dissenziente pone l'accento invece sulla necessità di contrastare le discriminazioni ancora con il meccanismo della preclearance, proprio senza il quale non si può realizzare l'uguaglianza sostanziale. E come si diceva anche prima, lo ricordava anche la professoressa Sciarra, ci sono dei passaggi proprio in queste opinioni bellissimi, proprio da leggere anche proprio come citazioni, come espressioni utilizzate dal giudice Ginsburg. In particolare, qui l'ho tradotto, il giudice Ginsburg sottolinea, criticando la Corte, è una Corte che ignora che il passato è il prologo, citando Shakespeare, è una Corte appunto che non ricordando il passato sarà condannata a ripeterlo. Quindi quello che ho notato leggendo la sentenza, l'opinione dissenziente, che pone l'accento Ginsburg sulla discriminazione, quasi a mettere in luce, cosa che non emerge dall'opinione di maggioranza, che un conto è la segregazione, un conto è la discriminazione. Quindi Ginsburg sottolinea che se è vero che le barriere di prima generazione sono state superate, ad esempio gli impedimenti al voto, non è vero per le barriere di seconda generazione. Le barriere di seconda generazione sono invece ben attuali
e ancora più subdole, insidiose. Sono appunto quei meccanismi elettorali che influenzano il peso dei voti della minoranza. Per fare un esempio sul punto, si può ricordare il sistema del gerrymandering, cioè il ridisegno dei distretti legislativi proprio nel tentativo di discriminare gli afroamericani ai fini dell'esercizio del voto. Oppure quando si introduce un sistema di voto su ampia scala per diluire l'incidenza che ha il voto degli afroamericani concentrati in determinati distretti più piccoli. Quindi Ginsburg sottolinea proprio questo, che è ancora attuale l'esigenza di introdurre meccanismi per evitare le discriminazioni, e fa proprio il famoso esempio che gettare via la preclearance è dunque come gettare via l'ombrello durante un temporale, perché in questo momento non ci si sta bagnando, e quindi proprio sottolinea l'aspetto dell'attualità alla luce di quelli che sono dati empirici, gli stessi utilizzati dall'opinione di maggioranza ma letti dalla Ginsburg in modo decisamente diverso. Mette in evidenza anche un aspetto, e qui sarebbero molti confronti con la nostra anche giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, che non si possono ovviamente fare per motivi di tempo. Ovviamente mette l'accento su quale aspetto? Che il potere del Congresso in materia non è certamente illimitato. Quindi la Corte Suprema, le corti costituzionali devono sottoporre le scelte legislative a controllo, però sottolinea questo aspetto, nell'opinione dissenziente, il ruolo della Corte non è quello di sostituire il proprio giudizio a quello del Congresso, ma di valutare appunto l'appropriatezza dei mezzi. Qui il confronto sarebbe agevole con tutta la nostra giurisprudenza costituzionale, in particolare con la famosissima sentenza, la 15 dell'82, in cui la Corte Costituzionale italiana fu chiamata a valutare la ragionevolezza della legislazione emergenziale per fronteggiare il terrorismo in Italia. E anche lì commentatori, penso a Pace, sottolineò che la ragionevolezza delle scelte emergenziali è una ragionevolezza molto diversa dalle tecniche di ragionevolezza, quindi ancora più, per ricordare sempre i nostri studiosi come Sandulli, ancora più in questi casi le corti devono rimanere sulle marche di frontiera, non entrare troppo a fondo, è quello anche che sottolinea la Ginsburg, proprio per dire che la Corte Suprema è andata a rivalutare, a sostituirsi alla valutazione del legislatore senza limitarsi a valutare gli obiettivi. Con questo ho finito. L'ultima cosa, appunto, da questo aspetto della motivazione emerge cosa? Emerge quell'aspetto molto importante che ritroviamo in molte sentenze, in molte opinioni dissenzienti di Bellen Ginsburg, che la diversità arricchisce la convivenza sociale. Questa frase che ci ricordava ieri Rubio Marin, che l'arco dell'universo morale è lungo ma si piega verso la giustizia, lo utilizza proprio la Corte in questa nostra sentenza, il caso Shelby, dopo aver ricordato l'Alabama, Selma, i fatti del Bloody Sunday e soprattutto la marcia di Martin Luther King, e questa espressione appunto di Martin Luther King, e ricorda anche in questa sentenza che impedire l'esercizio del voto alla parte più debole può avere ricadute su una società più giusta e quindi sulla tenuta stessa della nostra società, della società americana e anche della nostra società. E c'è proprio un passaggio in cui si ritrova le stesse espressioni che noi ritroviamo nel terzo articolo della Costituzione italiana, al secondo comma, che senza l'uguaglianza sostanziale, senza la possibilità di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, non si può nemmeno costruire una società che alla fine tenga, sia più giusta e che riesca a creare veramente una partecipazione di tutti i cittadini.
A questo punto la parte relativa alla ragionevolezza delle scelte, io velocemente l'ho ripercorsa e quindi... Un po' fuori tempo, se vogliamo dare spazio alla seconda presentazione. Abbiamo un po' superato i 10 minuti, quindi non so quanto è equa la distribuzione fra voi due, ma vedi tu se vuoi passare la parola a Patrizia Vigni. Ho finito. Patrizia? Sì, eccomi, buonasera a tutti. Allora Elena, sei tu che scorri o togli la presentazione? La presentazione. Grazie. Beh, innanzitutto approfitto intanto di questa pausa per ringraziare Elena per avermi coinvolto in questa iniziativa estremamente stimolante e poi vorrei ringraziare le organizzatrici di questo evento, perché hanno costruito, e credo che questo sia il termine corretto, un programma veramente denso e appunto interessante, soprattutto per una persona come me, che ovviamente io non sono una costituzionalista, neanche una comparatista, sono una studiosa di diritto internazionale e quindi vorrei dare la mia prospettiva del caso Shelby proprio da un punto di vista appunto del diritto internazionale. In verità la presentazione è la stessa della professoressa Bindi, spero che la vediate. Ok, bene. Allora, in verità il mio approccio è stato questo, il mio obiettivo, quello di cercare di confrontare il modo in cui i sistemi federali tutelano i diritti fondamentali e come lo fanno i sistemi sovranazionali con i quali ho un po' più di dimestichezza e familiarità. Ho evidenziato essenzialmente 3 temi che non so se riuscirò ad analizzare tutti. Il primo riguarda il ruolo degli strumenti procedurali, questa definizione è un po' tautologica, ma include tutte quelle norme procedurali che nel caso specifico, nel caso Shelby, hanno costituito innanzitutto un limite all'esercizio di un diritto fondamentale come il diritto di voto, ma dall'altra parte sono anche strumenti che esistono invece anche altri strumenti che hanno invece consentito al Voting Rights Act di funzionare e di garantire in maniera concreta proprio questo diritto fondamentale di voto a prescindere dalla razza e dal colore della pelle. Tutto questo però, come vedremo dalla sentenza, solleva dei problemi di ripartizione di competenze fra stati e Stato federale, ma anche fra stati membri e organi sovranazionali, il che però solleva alla fine un'ulteriore domanda, una domanda che meriterebbe un'analisi molto approfondita e che non farò, ve lo preannuncio sin da ora, che è quella invece in cui la domanda che mi sono posta ormai da tempo, perché è un tema che mi è molto caro, e cioè se ci siano dei diritti fondamentali, dei valori fondamentali che sono più fondamentali degli altri, e quindi quando una Costituzione difende dei valori dovrebbe soppesare questi valori e non bilanciare fra di loro come se questi avessero lo stesso peso. Ovviamente è molto semplificata la mia analisi. Per quanto riguarda appunto questi strumenti procedurali che impediscono o che invece garantiscono un diritto fondamentale, nel caso Shelby abbiamo visto appunto che ce ne sono alcuni particolarmente diffusi come la voter registration o la redistricting plans, tutti questi strumenti che in verità hanno un'applicazione indifferenziata nei confronti della popolazione, non sono strumenti discriminatori, ma che ugualmente però ottengono l'effetto di discriminare la popolazione in genere, appunto appartenente a minoranze razziali. E questo perché? Perché ovviamente pongono degli oneri eccessivi nei confronti di alcuni settori, alcuni gruppi della popolazione, che impongono a queste persone o
o costringono queste persone a non esercitare il proprio diritto di voto proprio perché è eccessivamente oneroso a andare a registrarsi, o perché effettivamente per registrarsi devono compiere un viaggio molto lungo e non hanno né il tempo né il modo di farlo. Quindi questa forma di discriminazione che noi troviamo e che va a intaccare oggettivamente i diritti di alcune persone, in particolar modo il diritto di voto, proprio per quanto riguarda appunto il godimento di questo diritto, in verità, come abbiamo detto, sono delle norme indistintamente applicabili, e uso questo termine proprio per riallacciarmi al diritto dell'Unione Europea. Sono delle norme indistintamente applicabili, ma che hanno questo effetto discriminatorio. E su questo punto si basa infatti l'opinione dissenziente della giudice Bader Ginsburg, perché evidenzia che allo stato attuale, per fortuna viviamo in stati democratici dove i diritti fondamentali, almeno sulla carta, sono sanciti, allo stato attuale non è più possibile aspettarsi delle discriminazioni macroscopiche come quelle che esistevano all'inizio. Ma le attuali limitazioni del diritto di voto, basati proprio su un effetto che ha un impatto su alcune popolazioni, la popolazione in base proprio alla razza e al colore della pelle, è più sottile e più subdola, direi. Proprio perché sono delle norme che si applicano a tutti, ma che non producono lo stesso effetto. D'altra parte, lo stesso Voting Rights Act aveva già previsto la possibilità di sanzionare queste forme di discriminazione indiretta nella sezione 4A, quando parla di misure che possono avere non solo lo scopo, ma anche l'effetto di negare il diritto di voto. Per fortuna però all'interno del Voting Rights Act esisteva uno strumento procedurale che garantiva la tutela effettiva del diritto di voto. Questo strumento era lo strumento della preclearance, che, come sottolinea la giudice Ginsburg, è nella sua dissenting opinion, è di una efficacia non pari a qualsiasi altro strumento contenuto nel Voting Rights Act. E questo perché? Perché al contrario dello strumento previsto nella sezione 2, che consente un normale ricorso individuale per la violazione, un ricorso individuale per la violazione del diritto di voto, la procedura della preclearance è una procedura anticipatoria, e quindi previene le violazioni e la discriminazione razziali per l'esercizio del diritto di voto. Dall'altra parte, la differenza fra il ricorso privato, il ricorso individuale e la preclearance si nota anche nel fatto che il ricorso individuale si applica ad un caso specifico nei confronti di un individuo specifico, mentre la preclearance protegge l'intera popolazione e direi protegge l'intero sistema, perché, come ha evidenziato anche Elena Bindi, il diritto di voto e il divieto di discriminazione basato sulla razza e sul colore della pelle nel 15° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti è una norma, a mio avviso, un principio fondante e formante di quello che è stato l'ordinamento giuridico statunitense successivo alla guerra di secessione. Questo ci solleva appunto il problema delle competenze fra gli organi. Perché? Perché effettivamente la maggioranza della Corte Suprema, nel caso Shelby, invoca proprio la necessità di abrogare, di considerare obsoleta la sezione B, della parte B della sezione 4 del Voting Rights Act, proprio perché è contraria all'articolo 4, che riconosce l'uguaglianza fra gli stati membri degli Stati Uniti, e il 10° emendamento, che conferisce agli Stati tutti i poteri che non sono espressamente invece attribuiti agli organi federali. Questo mi ha fatto venire in mente, mi ha richiamato alla mente concetti a me più familiari, come appunto il principio di sussidiarietà, che è contenuto nel
diritto dell'Unione Europea, e il concetto di margine di apprezzamento che ormai si è consolidato nell'ambito del sistema giuridico della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che adesso viene integrato, verrà integrato quando il protocollo entrerà in vigore, dal protocollo 15, che introdurrà un ulteriore paragrafo all'interno del preambolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in cui si richiamerà proprio il principio di sussidiarietà. Tuttavia, come osservavamo la settimana scorsa in un confronto che abbiamo avuto con Elena Bindi e Costanza Nardocci, curiosamente questo principio consente una maggiore libertà di azione all'organo sovranazionale sia dell'Unione Europea sia della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che nei confronti degli Stati membri rispetto al sistema federale statunitense. E questo perché il principio di sussidiarietà innanzitutto ha un'applicazione limitata ai casi di competenza concorrente, quindi non nelle materie in cui invece l'organo sovranazionale ha una competenza esclusiva, ma oltretutto perché il principio di sussidiarietà comunque consente l'azione dell'organo sovranazionale quando vi sia la necessità. A maggior ragione il principio di sussidiarietà, così come riconosciuto nel protocollo 15, ha una duplice faccia, perché se da una parte sicuramente riconosce ulteriori poteri agli Stati e quindi riconosce una primary responsibility degli Stati nella tutela dei diritti umani, dall'altra parte questa primary responsibility però corrisponde a un'assunzione di responsabilità da parte degli Stati nella garanzia, nella tutela dei diritti fondamentali. Con quel concetto che si esprime molto facilmente con un termine, in termine inglese, della accountability. Gli Stati membri a questo punto diventano accountable per la tutela dei diritti fondamentali all'interno del loro territorio. Quindi, in sostanza, cosa si può dire? Si può confrontare, mettere sullo stesso piano i diritti costituzionali di un individuo, i diritti fondamentali e i diritti all'uguaglianza, all'indipendenza che le norme costituzionali o le norme sovranazionali riconoscono agli Stati membri? A mio avviso, non può essere così. Non può essere così perché i principi, i diritti fondamentali come il diritto di voto costituiscono, in verità questi diritti sono dei diritti fondanti e formanti, come dicevo, dell'ordinamento federale o sovranazionale, e quindi non è possibile giustificare la limitazione di questi diritti per garantire dei poteri delegati agli Stati. Anche perché, diciamoci la verità, questi poteri, se si guarda al principio di sussidiarietà e al potere di delega, in verità prevede che questo venga utilizzato per tutelare in maniera più efficace gli individui, proprio perché gli organi locali sono più vicini agli individui. Quindi il principio di sussidiarietà non serve a aumentare il prestigio degli Stati, ma serve a riconoscere i diritti degli individui in maniera più efficace. Mi fermo qui con questo sguardo così penetrante della giudice Ginsburg e con la sua frase in cui appunto afferma che quando si tutela un diritto fondamentale non si deve chiedere se il Congresso ha competenza a farlo, ma se sta utilizzando i mezzi più appropriati. Grazie mille. La complessità di questa dissenting e la passione oratoria delle due presentatrici mi ha fatto perdere il controllo del tempo e quindi siamo andate un po' fuori. E quindi ora volevo solo aggiungere, se posso rubare due minuti, che questa dissenting così puntigliosa, davvero è stato ricordato il numero di pagine, adotta un metodo che a me piace molto e che la Corte Costituzionale spesso, italiana, spesso adotta, e cioè il metodo storico-sistematico, che in questo caso è estremamente utile per spiegare la nozione di second generation barriers, che è veramente raffinatissimo concetto di discriminazione. L'altra cosa che volevo sottolineare per un piccolo raffronto con
la Corte Costituzionale italiana, ma tante altre corti costituzionali europee, e quanto pesa nel giudizio l'elemento temporale, lo scorrere del tempo che può essere preso per giustificare alcune misure emergenziali, ma questo scorrere del tempo a un certo punto deve fermarsi se la Corte deve riappropriarsi del suo ruolo. Allora deference per il Congresso, per la discrezionalità del legislatore, ma fino a un certo punto. Ecco. Quindi questo elemento temporale richiama, come dire, alla mente una metodologia molto diffusa e che abbiamo visto utilizzata dalle corti costituzionali europee durante il periodo dell'austerità, delle misure sull'austerità, le misure del periodo relativo alla crisi economica e finanziaria. Sono stati citati passaggi famosi di questa dissenting, la citazione della tempesta, la citazione di Martin Luther King. Io me ne ero segnato un altro che risponde bene a quello che diceva Patrizia, da ultimo, se ho colto bene, cioè questa procedura anticipatoria. Ecco, lei, la Justice Ginsburg, dice a un certo punto: se si deve costruire in California ci vogliono degli edifici antisismici, a prova antisismica, e se si deve garantire l'esercizio del voto ci vogliono cure preventive per combattere la discriminazione. E quindi c'è davvero questa cura, ripetiamo ancora una volta, del linguaggio, anche questa raffinatezza delle citazioni e, se vogliamo, questo uso accorto ma ancora una volta molto colto anche delle metafore, che non guastano, vero? Perché aiutano il giudice, soprattutto nel dissenso, a portare avanti il suo pensiero e a farlo ascoltare. Ora mi spiace tanto che il tempo sia scaduto, se guardo il mio telefono, ma non mi rimetto alla discrezionalità delle organizzatrici per sapere se possiamo rubare qualche minuto e raccogliere qualche domanda molto rapida, rubando tempo alla seconda sessione. Questo dovete un po' deciderlo voi. Potremmo, sì, magari... Io penso di sì, una decina di minuti, penso non ci siano problemi. Allora ditemi se ci sono, intanto se ci sono dei commenti fra relatrici o dei commenti fra ospiti che io vedo presenti, però non ho seguito la chat per concentrarmi, quindi se ci sono invece domande me lo dite. Io vedo una persona con la mano alzata nel pubblico. Bene, allora diamo la parola a questa persona che però io non vedo. Le puoi dare l'uso della vostra, Yolanda Cortés? Yolanda Cortés? No, non ha. Vediamo se nel frattempo fra noi, che appunto soprattutto fra le tre relatrici, se ci sono dei commenti reciproci, se avete, o se qualcun altro vuole intervenire. A me è sembrato che ci fosse un po' una armonia nel metodo che, non so se vi siete sentite prima, ma anche che avete adottato, che è molto rassicurante perché vuol dire che ragioniamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda, e questo forse è anche merito della nostra route, che ci fa riflettere congiuntamente. Anche questo è un esercizio collettivo, vero, che io trovo molto stimolante. Non abbiamo rintracciato la richiesta di domanda. Ioli, la vedo già tra i relatori, quindi penso che si stia collegando. Ah, ecco, bene. Sì, Marilisa, sì, sì. Vuole intervenire? Se non c'è nessuno, posso fare una considerazione alla luce... approfittando della professoressa Sciarra. Studiando questi famosi dissent e ovviamente ragionando poi sul carattere, sulla personalità, insomma su quello che ha potuto fare anche Ruth Bader Ginsburg, non solo nelle sue, diciamo, decisioni in cui era in maggioranza, in cui ha anche scritto delle decisioni bellissime, ma anche appunto
e in particolare su queste. In effetti sembra che questa che l'opinione dissenziente poi riesca, qui volevo appunto chiedere un pochino alla giudice Sciarra, ovviamente di non esprimersi tanto sul fatto se in Italia o meno, però insomma sembra che questo elemento della possibilità attraverso il dissente di richiamare quello che Ruth Bader Ginsburg ci diceva, la intelligence of the future day, e questo è evidentissimo nel caso che ha presentato Costanza Nardocci, e soprattutto di far emergere non solo la personalità del giudice, ma anche principi di fondo, cioè questi appunto valori supremi che forse rincorrendo questo dogma o comunque questo principio, per me spesso a questo punto in Italia forse anche più un dogma, della unanimità, si rischia di perdere, perché una decisione all'unanimità non fa emergere così chiaramente anche il principio sia appunto di maggioranza, ma anche il principio poi in qualche modo che si contrappone. Quindi non so cosa, scusate, cioè faccio questa osservazione, però appunto è una domanda approfittando della professoressa Sciarra. Uno di quei temi che ritornano, direi che ritornano anche nelle nostre coscienze, ciascuno di noi è talvolta collegialmente, quando davvero non si riesce ad aderire. Adesso abbiamo questa piccola tecnica nella Corte Costituzionale italiana che in rari casi il giudice relatore, lo dico per gli amici non italiani, può chiedere di non scrivere la sentenza pur avendo presentato la relazione e quindi affidare la relazione a un altro giudice. Questa è una dimostrazione patente, visibile, della dissent, nel senso, o perlomeno di un dissent che ha a che fare con una difficoltà del giudice di scrivere un qualcosa che lo vede molto, la vede molto lontano. Allora, una volta ho discusso proprio con una collega americana della dissenting opinion, perché in Italia non c'è, e le ho spiegato come era composta la Corte Costituzionale italiana, che non tutti colgono la complessità dei criteri che si seguono per eleggere i giudici costituzionali e quindi la diversità di background e di provenienze professionali e non solo che ci sono nella Corte Costituzionale italiana. Quindi è una corte ad alto rischio di personalismi, se uno immagina quanto ciascuna personalità porta la sua storia, ma porta anche la storia della, per esempio, magistratura da cui proviene, o nel caso degli accademici, della disciplina da cui proviene. Quindi non c'è dubbio che in Italia forse questa collegialità ha anche delle caratteristiche, ma lo dico in presenza di autorevolissimi studiosi del diritto costituzionale, e una sua caratteristica, non è l'unica la Corte italiana, e non c'è dubbio che questo tema ricorre anche nel nostro dibattito attuale in Italia, e facciamo bene a continuare a riflettere, perché forse bisognerebbe pensarci. Ecco. L'analisi comparata aiuta molto, quindi sono molto utili i confronti diretti con esperienze di altri paesi. Certamente in presenza di una personalità così forte come la Justice Ginsburg, ecco, ci immaginiamo come si complica, ma come si arricchisce anche il processo decisionale, cioè la deliberazione diventa poi un momento di grandissima tensione, emotiva anche, oltre che argomentativa. Il vantaggio è che poi gli argomenti del dissenting vengono, come dire, incamerati non solo nel dibattito, ma anche nella formazione delle successive deliberazioni. Quindi non sono mai perdute le dissenting opinion, questo è vero forse soprattutto per la Corte di Strasburgo, ma forse anche per altre corti come quella, la Corte Suprema americana. Non so se ho risposto, ma non era una risposta, era solo una, così, una sensazione, una mia personale convinzione. Posso su questo aspetto, perché l'avevo notato anch'io. Saluto Elisabetta.
Ciao a tutti, buona serata. No, io appunto ne volevo parlare domani perché noi abbiamo l'incontro domani su altri aspetti, però era una delle cose che avevo notato, ossia il fatto che questi interventi dissenting, concurring opinions, vanno a incidere però molto sul ruolo, certo, che ha avuto la stessa Ruth Bader Ginsburg, ma trasformano completamente il modo di operare della Corte rispetto a quanto noi conosciamo, cioè questo simbolismo che è uno degli aspetti non marginali di tutta la sua attività, dell'attività della, della Bader, è forte, particolarmente forte, per cui alcune opinioni venivano addirittura preannunciate, no? Con i vari colletti, come noi sappiamo, e dal tipo di colletto con cui si presentava si poteva desumere la sua posizione, ma altrettanto anche l'uso del dissenso orale. È stato citato, no? Questo uso del dissenso orale che è un po' anomalo. E quando la Ruth Bader Ginsburg dissente oralmente, leggendo addirittura ad alta voce, fa un atto sostanzialmente di teatro, che i giudici però della Corte Suprema utilizzano. Utilizzano qualche volta per far capire che la maggioranza non solo ha fatto un errore, ma ha sbagliato profondamente. Ecco, in questo modo non si frammenta, certo, questo rischio, la Corte stessa? Cioè, si dà sicuramente un valore. Noi si discute per 3 giorni sulla Ruth Bader Ginsburg per tutto quello che ha fatto. Ma io lo temo molto. Proprio per questo simbolismo che c'è dietro, no? Tutta questa attività. Però, insomma, era una delle cose che avevo notato e sul quale appunto mi sarei soffermata domani, l'ho anticipato su questo punto di vista. Bene. Scusate. No, io sono qui che attendo. Grazie mille Elisabetta, è un piacere rivederti dopo un po' di tempo. Io mi rimetto alle organizzatrici, forse se non ci sono altre domande. Ne approfitto allora io per fare una considerazione. Effettivamente, come si commentava, adesso passeremo 3 giorni a parlare appunto del valore, del ruolo, dell'importanza delle opinioni di Ruth Bader Ginsburg. Però chiediamoci anche quante Ruth Bader Ginsburg esistono nelle corti costituzionali o nelle corti supreme del mondo. E la mia osservazione è fatta specialmente in riferimento alle corti dell'America Latina. Perché in America Latina c'è un serio problema nella composizione delle corti costituzionali, quindi nei paesi dove hanno corti costituzionali, ma specialmente le corti supreme. La presenza delle donne è bassissima. E se noi in qualche modo affidiamo, tra virgolette, la protezione dei diritti delle donne ai giudici costituzionali, alle corti supreme, e dobbiamo aspettare che arrivi una Ruth Bader Ginsburg con la sua forza, con la sua empatia, con la sua passione, i diritti delle donne sono veramente in pericolo. E lo dico, se la situazione era pericolosa, tra virgolette, negli Stati Uniti, con tutte queste situazioni di discriminazione molto sospette, molto sottili, nei paesi dell'America Latina, dove evidentemente la situazione delle donne è molto più complessa, proprio in termini di discriminazione e di violenza, siamo davanti a tempi molto duri ancora per i diritti delle donne. In Messico, per esempio, è stata approvata una riforma nel 2019, una riforma costituzionale che obbliga tutti i poteri dello Stato, tutti, locali, statali, nazionali, a includere il principio di parità di genere nelle composizioni di tutti gli organi, quindi anche nel potere giudiziario, dove effettivamente fino ad ora non c'era stato. Ma questo sta implicando anche, per esempio, tutta una serie di problematiche, perché si vuole imporre la parità di genere, lo dico con, ho scelto la parola imporre con esatto, anche nel potere esecutivo, che è unipersonale. Quindi, e lì ovviamente si sta aprendo tutto un dibattito molto complesso su come implementare la parità di genere nella carica, per esempio, del Presidente della Repubblica o dei governatori a livello statale. E ovviamente si sta creando una specie di accanimento anche accademico nei confronti delle donne, proprio per queste ragioni.
Quindi è un po' una preoccupazione quella di pensare che dobbiamo aspettare che arrivi una Ruth Bader Ginsburg un po' in tutti i poteri per poter garantire i diritti delle donne, o ci potrebbe essere un altro modo, chissà per influenzare i parlamenti, il congresso, per evitare che si debba arrivare ad aspettare una Ruth Bader Ginsburg in una Corte Suprema, no? Se interpreto bene queste giuste osservazioni, è un po' come se una personalità così spiccata, così forte, anche così unica, possiamo dire, no? Per quel po' che ne sappiamo, insomma, della storia della Corte Suprema contemporanea, forse ha svolto un ruolo riempendo i vuoti lasciati vuoti dalla politica, dalla lentezza del legislatore, no? E quindi c'è un po' questo soppesare interventi che possono apparire eccessivi a volte, ma uno deve anche guardare perché sono così spinti in avanti, forse perché quel ritardo è inaccettabile. E questo proprio nel Shelby County in molti passaggi si raccoglie, no? Perché in fondo c'era stata c'è un po' una sorta di doppia pronuncia in questo Shelby County, perché dice, beh, avevamo dei dubbi di costituzionalità già prima, però poi il processo non ha trovato la sua evoluzione, il processo legislativo. Quindi sono temi davvero di grandissimo rilievo che in questa mia bellissima esperienza, che ancora mi sembra quasi impossibile che sto vivendo, mi costringono a delle riflessioni continue, nel senso che vedo che, anche per quello può valere la mia esperienza personale, cambiano continuamente i miei pensieri, ho bisogno costantemente di rivederli, di riaggiornare, quasi quasi di riaggiornare me stessa, perché è come se le questioni che affrontiamo sono così grandi che a volte ci si chiede davvero chi siamo per decidere, attenzione, quindi valutiamo attentamente ogni passo, perché davvero sono grandi responsabilità. Però questo pomeriggio è meraviglioso, insomma è stato bellissimo, pieno di stimoli che penso terremo con noi ciascuna nella propria vita professionale e lavorativa, e per me è straordinario anche aver incontrato alcune di voi che non conoscevo. Mi auguro che ci siano occasioni, magari fra non troppo tempo, per ritrovarci presto e continuare a parlare di questi temi molto volentieri. Complimenti anche per questa iniziativa dell'Accademia, che mi sembra meritoria e che poi consente anche di accorciare le distanze fra sistemi che poi forse non sono così lontani a volte, vero? Ma queste riflessioni sul Messico sono molto utili. Io penso che ci dovremo fermare qui per rispetto della sessione che segue. Quindi se non c'è altro, io ringrazio tutti ancora davvero moltissimo per questa occasione e faccio i miei complimenti davvero vivissimi per aver preso questa iniziativa, e grazie per avermi coinvolta, perché il mio ricordo di Ruth Bader Ginsburg è molto vivo e considero un privilegio averla conosciuta. Grazie. Arrivederci. Grazie tantissimo alla professoressa Sciarra. Ringrazio anche le relatrici che hanno partecipato in questa sessione, Costanza Nardocci, Elena Bindi, Patrizia Vigni. E passiamo ora alla terza sessione sui diritti sessuali e riproduttivi, con la moderazione del professor Marco Ruotolo, che saluto con molto affetto. Marco Ruotolo è professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma III, esperto di giustizia costituzionale, ha lavorato molto sui temi anche di costituzione e diritto penitenziario. Grazie mille, professore, per accompagnarci in questa giornata. Nella sessione, come relatrici, ci accompagnano Benedetta Liberali dell'Università di Milano e Graziella Romeo dell'Università di Milano Bocconi. Cedo l'uso della voce al professor Ruotolo per la moderazione di questa sessione. Grazie, ringrazio le organizzatrici per avermi invitato. Io parlerò lentamente per consentire anche ai colleghi non italiani
di seguire questa mia brevissima introduzione, perché poi farò soltanto da moderatore. Sono molto onorato di moderare questa sessione e di aver partecipato anche alla precedente, davvero interessante, anche molto interessanti le conclusioni di Silvana Sciarra, che se è ancora collegata saluto affettuosamente. E in questa sessione parleremo principalmente di due pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti e delle relative opinioni dissenzienti della giudice Ginsburg. La nostra sessione prende infatti l'avvio da due note decisioni della Corte Suprema, la Barwell versus Hobby Lobby del 2014 e Little Sisters of the Poor versus Pennsylvania del 2020. In entrambi i casi oggetto della decisione sono previsioni della riforma sanitaria di Obama, per come specificate da successive linee guida, che interessano il tema della copertura assicurativa per farmaci anticoncezionali e abortivi. Le questioni riguardano la compatibilità delle previsioni censurate con la libertà religiosa e in particolare con il Freedom Restoration Act del 1993, in base al quale le limitazioni di tale libertà ad opera del legislatore federale devono essere operate con i mezzi meno invasivi possibili per la sfera della libertà religiosa, fermo restando il divieto di imporre oneri eccessivi al libero esercizio della religione. Si potrebbe dire, prova a tradurla così, che ad essere enunciato sia il principio del minor sacrificio necessario della libertà religiosa. Ebbene, l'Obamacare ha introdotto, come è noto, l'obbligo dei datori di lavoro di pagare le spese per l'assicurazione dei propri dipendenti, più specificamente declinato dalle linee guida del Dipartimento della Salute del 2013, anche con riguardo, ed è questo il nostro tema, ai farmaci anticoncezionali e abortivi. Per essi, all'esito di una mediazione che ha visto coinvolta la Conferenza dei Vescovi Cattolici Statunitensi, è però prevista una specifica esenzione con riguardo alle istituzioni no profit di carattere religioso. Con il caso Barwell, la questione è quella dell'ampliamento dell'esenzione, capace di coinvolgere anche società a scopo di lucro, come appunto Hobby Lobby, catena di megastore di bricolage. La Corte Suprema finisce per operare questa parificazione, ritenendo che l'esercizio della libertà religiosa, in quanto riferito alla persona, possa essere riferibile alla persona giuridica. Non si può distinguere, insomma, in modo così radicale, tra a scopo di lucro e non a scopo di lucro, specie se si fa riferimento ad imprese a conduzione familiare, che anche nell'esercizio di un'attività economica devono poter esercitare i propri diritti individuali, compreso ovviamente quello della libertà religiosa. Va ricordato tuttavia che questa azienda occupava oltre 13.000 dipendenti con più di 500 megastore, quindi idea di impresa a conduzione familiare un po' sui generis. Le domande che ci dobbiamo porre, che saranno poi le relatrici a darci alcune risposte, immagino, è se anzitutto questo sia l'esito di un bilanciamento tra contrapposti interessi. Quello che ho definito come il minor sacrificio necessario della libertà religiosa può dirsi propriamente leso dal provvedimento all'origine della controversia? Nel bilanciamento, quale peso deve darsi alla parità di accesso all'assistenza sanitaria, fondata, come sappiamo, nel sistema statunitense su una distribuzione di costi per la copertura sanitaria tra soggetti privati? A queste domande dà una risposta proprio la giudice Ginsburg nella sua opinione dissenziente, criticando in particolare l'estensione di una deroga all'esenzione all'applicazione della legislazione generale a favore di persone giuridiche che svolgono attività con finalità lucrative, quando invece l'esercizio della religione dovrebbe ritenersi proprio delle persone fisiche e non di quelle che potremmo definire entità artificiali. Ciò tanto più in ragione del fatto che l'esenzione si trova ad essere applicata non a favore propriamente di organizzazioni religiose, che promuovono dunque interessi delle persone che condividono la stessa fede, ma di società a scopo di lucro che utilizzano il lavoro per il profitto, piuttosto che perpetuare o sviluppare valori religiosi condivisi da una comunità. La seconda decisione è sollecitata dalla congregazione delle Little Sisters of the Poor, che assiste anziani poveri. Il problema è di nuovo quello della copertura assicurativa dei dipendenti per servizi abortivi e contraccettivi, alla quale ormai dopo la decisione del 2014 e un regolamento adottato dall'amministrazione Trump, i datori di lavoro possono opporsi per motivi religiosi. A venire in rilievo questa volta è la previsione della religious accommodation che consentiva non già l'esenzione diretta,
ma l'ottenimento della copertura assicurativa per i predetti servizi tramite delega, una sorta di delega operata con modulo di autocertificazione all'impresa assicurativa. Insomma, in caso di obiezione di coscienza del datore di lavoro, le dipendenti avrebbero potuto ottenere l'esenzione dal pagamento, l'opt-out, con rimborso dei servizi da parte dello Stato. Ecco, secondo le religiose, tale possibilità, riconosciuta dalla normativa, le renderebbe complici nel fornire la contraccezione. E la Corte dà ragione alle Little Sisters, riaffermando di fatto la preminenza della libertà religiosa. Di nuovo le argomentazioni della Corte sono fortemente criticate dalla giudice Ginsburg, secondo la quale per assicurare la tutela dei diritti religiosi all'ennesimo grado, la Corte rinuncia al bilanciamento tra i diritti e gli interessi contrapposti. Tra quest'ultimo viene ovviamente in rilievo il diritto alla salute della donna, in quanto i servizi contraccettivi non consentono soltanto di evitare gravidanze indesiderate, questo è un punto importante, ma anche di realizzare una prevenzione sanitaria per i tumori, per i dolori mestruali, per i dolori pelvici. A venire in rilievo dunque sembra essere anche il principio di non discriminazione, se si vuole la parità di genere, potendosi intendere la disciplina sulla copertura assicurativa dei servizi contraccettivi come finalizzata a rimuovere una disparità di genere nell'accesso alle cure preventive. Anche su questo punto l'opinione dissenziente della giudice Ginsburg ci offre diversi spunti di riflessione che spetterà sviluppare ovviamente alle professoresse Liberali e Romeo. Io da ora controllerò soltanto i tempi, alla fine delle due relazioni mi auguro ci sia spazio per interventi e domande, pregherei di riferire interventi e domande direttamente alle relazioni o della Liberali o della Romeo in modo tale da rendere questo dibattito molto più dinamico. Do dunque la parola alla professoressa Benedetta Liberali dell'Università di Milano, che ci parlerà della sentenza Barwell versus Hobby Lobby Stores. Benedetta Liberali è ricercatrice di diritto costituzionale, abilitata alle funzioni di professore associato, è stata tra l'altro assistente di studio presso la Corte Costituzionale e tra i suoi molti lavori, non li cito tutti, vi è un libro corposo, molto grande, ampio e molto interessante sulle problematiche costituzionali delle scelte procreative. Do dunque senz'altro la parola a Benedetta Liberali. Ringrazio innanzitutto il professor Ruotolo e ancor prima ovviamente le professoresse Groppi e Spigno e vengo subito al tema che mi è stato assegnato anche per restare nei tempi. Articolerò il mio intervento per contenere innanzitutto appunto me stessa, perché su questi temi si potrebbe parlare per ore, in tre punti principali. Il primo punto è evidentemente una brevissima ricostruzione del caso, delle questioni giuridiche che sono state poste all'attenzione della Corte e la decisione della Corte medesima. Secondo profilo, evidentemente un appunto su alcuni profili dell'opinione dissenziente del giudice Ginsburg e infine mi piacerebbe, per sollecitare poi il dibattito successivo, su questo punto davvero molto, alcuni profili di comparazione rispetto al nostro ordinamento, ma non solo, con riferimento all'obiezione di coscienza in temi analoghi, quello del fine vita e quello vero e proprio dell'interruzione di gravidanza. Vengo al primo punto, il caso, le questioni poste e già in parte anticipate dal professor Ruotolo. Come è noto, con la riforma Obama del 2010 si è imposto alle società commerciali di pagare una copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti, comprensiva anche di alcuni trattamenti contraccettivi. E quindi si è optato per un sistema di incentivi ad assicurarsi e ad assicurare, fissando una sorta di pacchetto minimo di prestazioni sanitarie da offrire ai lavoratori attraverso questa assicurazione. E all'interno di questo piano assicurativo sono appunto ricompresi anche i contraccettivi cosiddetti di emergenza, ma anche interventi di sterilizzazione e in generale programmi di assistenza per la salute riproduttiva delle donne, che potrebbero avere evidentemente costi molto alti laddove questo piano non venisse garantito. E quindi è molto significativo puntare l'attenzione su questa riforma di Obama, perché per la prima volta un diritto sociale, in particolare quello alla salute, è stato fatto oggetto di specifica regolamentazione tesa a realizzare una tutela generale e pubblica, pur tramite ovviamente l'intervento dei datori di lavoro. Ecco che in questo caso Hobby Lobby, lo ricordava il professor Ruotolo, società commerciale a fine di lucro a conduzione familiare, con oltre 500 negozi e più di 13.000 dipendenti,
rivendica, insieme anche ad altre società, la possibilità di esercitare il diritto di libertà religiosa, nella fattispecie di sollevare il diritto di obiezione di coscienza al pagamento di alcune voci di trattamento previsto nel piano assicurativo, in particolare di 4 metodi contraccettivi su 20 che, a suo avviso, avrebbe determinato un vero e proprio aborto, perché dal loro punto di vista la vita inizia fin dalla fecondazione, dal concepimento. E qui la Corte Suprema accoglie questa prospettiva, riconosce la violazione della libertà religiosa, che quindi viene estesa anche alle imprese commerciali e non risulta qui quindi più limitata alle sole persone fisiche. E per fare questo la Corte Suprema in prima battuta estende il regime di esenzione al pagamento previsto solo per le chiese e le organizzazioni religiose no profit. E per fare questo incide con una interpretazione che poi la giudice Ginsburg valuterà in termini profondamente negativi, incide, dicevo, sull'interpretazione del termine persona, cui viene espressamente, pacificamente ricondotta la titolarità della libertà di religione, fino ad arrivare a ricomprendervi anche le società commerciali con scopo di lucro. E, secondo passaggio, sostiene la Corte Suprema, il governo, nel prevedere anche queste voci all'interno del piano assicurativo, non ha dimostrato che simile restrizione, simile violazione della libertà di religione dei datori di lavoro costituisse la strada meno restrittiva per garantire quello che in ogni caso, e questo devo dire è comunque significativo, la Corte Suprema riconosce essere un interesse meritevole di tutela, quindi la tutela della salute della donna nello specifico settore della riproduzione. E la Corte arriva anche a suggerire quale sarebbe stato questo metodo alternativo meno restrittivo. Il governo federale avrebbe dovuto farsi carico dei relativi costi al posto dei datori di lavoro obiettori di coscienza. Arrivo al secondo punto, l'opinione dissenziente. Evidentemente la giudice Ginsburg non condivide questa soluzione e smonta in modo molto efficace tutti i passaggi argomentativi posti alla base della soluzione di maggioranza. Tengo a sottolineare che si tratta di una decisione assunta a maggioranza fortemente risicata, perché si tratta di un 5-4, quindi la decisione ci consegna un'immagine di una Corte chiaramente, profondamente spaccata e divisa al suo interno su queste tematiche. Quali sono i profili di interesse di questa opinione dissenziente? Sono due. Innanzitutto il merito evidente, il punto di approdo, la soluzione a cui perviene la giudice Ginsburg, ma forse ancora di più il metodo, l'approccio argomentativo giuridico che la giudice impiega per pervenire a questo risultato. Evidentemente sono due profili che si tengono strettamente insieme e il primo punto, il profilo davvero di maggior interesse che, richiamando anche le parole della professoressa Tania Groppi di ieri, credo possa poi servirci anche per la soluzione di eventuali questioni future, è il seguente. La giudice Ginsburg, mi sembra, offra una chiave di lettura complessiva di tutte le problematiche sottese in generale al riconoscimento e alla tutela dei diritti delle donne, svolgendo una preliminare ma centrale riflessione di ampio respiro, di più ampio respiro, laddove sostiene che la capacità delle donne di partecipare in modo equo e paritario alla vita economica e sociale del paese è stata facilitata, è facilitata ed evidentemente sarà facilitata dalla stessa possibilità di controllare, tutelare e autodeterminare la propria vita riproduttiva. E questo in fondo era l'obiettivo della stessa riforma, riforma poi censurata appunto. E questo perché? Perché la copertura contraccettiva obbligatoria sanitaria consente, ad avviso della giudice Ginsburg, di evitare, di prevenire problemi di salute più generali, quindi non solo banalmente le gravidanze indesiderate, ma appunto un monitoraggio che tocca anche la prevenzione dei tumori, dei disturbi mestruali, dei dolori pelvici e quindi un risvolto più ampiamente positivo nella prestazione di questi servizi, di questi trattamenti, che investe non solo direttamente la salute delle singole lavoratrici delle donne,
ma anche la stessa possibilità per le stesse di partecipazione attiva alla vita economica e sociale della collettività. Ecco, credo che questo sia il primo punto davvero decisivo che ci riconsegna poi un senso più generale della posizione nelle dissenting opinion della giudice Ginsburg. In secondo luogo, ulteriore profilo di notevole interesse riguarda il secondo pilastro su cui si fonda in fondo la decisione della Corte Suprema, quello della libertà religiosa estesa alle società commerciali. E qui evidentemente la giudice Ginsburg non condivide questa conclusione, addirittura con espressioni anche un poco colorite accusa la Corte Suprema di aver quasi violentato il testo normativo, perché appunto ha ricompreso nella nozione di person anche le società commerciali con scopo lucrativo. Evidentemente con una conseguenza dirompente sul sistema, perché ha allargato la platea dei destinatari della sopra citata esenzione dal pagamento di quelle voci messe in discussione. E il rischio concreto evidente che sottolinea la giudice Ginsburg è che evidentemente quel regime eccezionale di esenzione diventi, in definitiva, una regola incontrollabile. Qui devo dire che la Corte Suprema tenta di perimetrare gli effetti della sua decisione sottolineando che in effetti questo rischio non ci sarà, perché sarà, diciamo, limitato solo a quelle voci specifiche del piano sanitario di assicurazione. Aggiungo io un rischio ulteriore di allargamento dell'esercizio del diritto di obiezione di coscienza al pagamento di queste voci del trattamento sanitario obbligatorio, non solo di tipo quantitativo, cioè un numero sempre maggiore di soggetti che rivendicherà la libertà di religione, in particolare il diritto di sollevare obiezione di coscienza, ma anche di tipo qualitativo, perché si potrà immaginare anche un'obiezione di coscienza al pagamento di qualsiasi altra prestazione sanitaria e non solo, sia chirurgica sia psicologica. Ma pensiamo, se vogliamo tornare poi al tema della parità, tema centrale tra uomo e donna, anche all'uguale trattamento economico fra lavoratori e lavoratrici. La giudice Ginsburg, sempre in relazione a questa interpretazione forzatissima del termine person per arrivare ad estendere la libertà di religione, quindi il diritto di obiezione di coscienza, cita poi in particolare il noto caso Roe contro Wade del 1973, con cui peraltro la stessa Corte aveva chiarito che la persona deve intendersi tale solo nella sua accezione esclusivamente biologica, quindi la vita ha inizio al momento della nascita, e quindi appunto accezione biologica che deve confinare la nozione di persona. E ultimo punto, secondo la giudice Ginsburg, la copertura assicurativa pagata dai datori di lavoro non implica affatto, non impone affatto ai datori di lavoro di provvedere direttamente all'acquisto e alla somministrazione del farmaco e o del metodo contraccettivo. E quindi la scelta di avvalersene o meno è esclusivamente ed evidentemente rimessa solo alle lavoratrici, senza che questo scomodi in qualche misura la coscienza o anche un facere da parte del datore. E ulteriore passaggio, la soluzione che suggerisce la Corte Suprema, cioè che sia il governo a pagare, a farsi carico dei relativi costi non più sopportati dai datori di lavoro obiettori di coscienza, secondo Ginsburg, rende oltremodo difficoltoso il reperimento da parte delle donne di quei medesimi prodotti e servizi, oltre a rendere anche impossibile quantificare in via definitiva l'ammontare effettivo dei costi complessivi che verrebbero posti a carico dell'erario pubblico. E più gravemente, ma anche su questo forse poi si può aprire una discussione, si introduce per via giurisprudenziale una nuova voce di spesa per il governo federale, con rischio forse di una compromissione del principio di separazione dei poteri. Quindi in definitiva la Corte Suprema, con una opinabile interpretazione, perché fondata su un erroneo presupposto interpretativo del termine persona, che la conduce ad un'altrettanto criticabile estensione del regime di esenzione per le società commerciali lucrative, ha assegnato in fondo prevalenza assoluta al profilo della autodeterminazione del datore di lavoro sulla
pari grado autodeterminazione delle donne, oltre che sul loro diritto alla salute, e appunto concedendo al datore di lavoro di poter scegliere arbitrariamente quali prestazioni garantire e quali no. Terzo profilo, i profili di più ampia riflessione intorno ai profili più critici della decisione della Corte Suprema e agli spunti invece più interessanti della dissenting opinion in prospettiva comparata. Ecco, primo punto, spunto di collegamento, relativo al nodo fondamentale circa la stessa possibilità di riconoscere o meno la titolarità della libertà religiosa, nella fattispecie il diritto di sollevare obiezione di coscienza in capo a organizzazioni giuridiche. Ricorderete senz'altro la decisione del Consiglio di Stato del 2014 resa nel caso Englaro, decisione del Consiglio di Stato che si esprimeva negativamente sul provvedimento della Regione Lombardia teso a negare l'esecuzione della sentenza che disponeva il distacco del sondino nasogastrico di alimentazione e idratazione artificiale della paziente in stato vegetativo permanente. Ecco che qui il Consiglio di Stato utilizza un argomento del tutto opposto a quello invece sposato dalla Corte Suprema, disconoscendo in radice la possibilità che l'obiezione di coscienza possa essere ascritta e quindi esercitata da un ente pubblico o privato che sia, perché per sua stessa natura la coscienza attiene al foro interno di un singolo, di una persona fisica. Secondo profilo di interesse e comparazione, che attiene proprio al bilanciamento, e qui vengo alla domanda iniziale del professor Ruotolo, il bilanciamento operato dalla Corte Suprema, che appunto assegna un rilievo preminente alla libertà religiosa dei datori di lavoro, sbilanciando invece a sfavore, a tutto sfavore della pari libertà religiosa interiore di coscienza della donna, per non parlare poi della soppressione del diritto alla salute delle donne. E qui ecco qualche elemento di comparazione ci viene rispetto alla nostra legge 194 del 1978, in particolare con riferimento alle ben note problematiche che continuano a caratterizzare la concreta effettiva applicazione dell'articolo 9. E ieri la professoressa D'Amico ha già citato due importantissime decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, con cui effettivamente questo comitato, nel ribadire che il nostro ordinamento non riesce effettivamente a farsi carico della domanda di prestazione relativa all'interruzione di gravidanza in ragione dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza, ha individuato quella che viene definita una discriminazione multipla o intersezionale. E mi sembra che questa categoria possa essere utilizzata anche nel caso Hobby Lobby, perché evidentemente la discriminazione che subiscono le lavoratrici è determinata da una serie di fattori diversi. Innanzitutto il genere, perché evidentemente solo le donne possono trovarsi nella specifica condizione di aver bisogno di accedere a uno o più metodi contraccettivi o anche abortivi. In secondo luogo, e questo è l'elemento secondo me di maggiore interesse di quelle due decisioni del Comitato Europeo, è la salute stessa, che non è solo il diritto che deve essere tutelato, ma diventa il fattore di discriminazione, perché solo alcune donne che si trovano in quella specifica condizione di salute avranno bisogno di fare accesso a quelle determinate prestazioni. Quindi discriminazione evidentemente basata sul genere, sulla salute, e aggiungo qui il fattore tempo, come è noto, è davvero cruciale in tutta la materia riproduttiva, e in terzo luogo, terzo fattore di discriminazione, le condizioni economico e sociali. E questo già l'ho richiamato all'inizio per motivare e dare fondamento alla stessa iniziativa di riforma che Obama ha messo in campo nel 2010. Terzo elemento, e davvero un flash conclusivo, si potrebbe poi ragionare in fase di discussione sui bandi di concorso che alcuni ospedali hanno tentato di pubblicare riservandoli al personale non obiettore di coscienza. Questi bandi ovviamente sono stati accusati di essere fortemente discriminatori proprio perché andavano a escludere
i medici obiettori di coscienza. Ecco, su questo poi forse si potrà tornare in sede di discussione. Ultimo richiamo, sempre a beneficio della discussione successiva, a due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo rese contro la Svezia l'anno scorso, quindi due decisioni molto recenti. In quei due casi la Corte europea ha respinto i ricorsi di due ostetriche, obiettrici di coscienza, che lamentavano la violazione del proprio diritto alla libertà religiosa per aver espresso la loro contrarietà alle prestazioni interruttive di gravidanza nel momento in cui non erano state assunte dopo il periodo di prova dagli ospedali, che appunto avevano rifiutato di assumere personale non disposto a offrire quelle determinate prestazioni. Concludo davvero brevemente con un'ultima battuta. Ecco, mi sembra che questi spunti, che derivano certamente dalla decisione di maggioranza, ma forse soprattutto dalla opinione dissenziente del giudice Ginsburg, possano e debbano essere inquadrati alla luce di quella che prima ho definito essere una preziosissima chiave di lettura complessiva, che ci offre, ci ha offerto e probabilmente ci continuerà ad offrire in fondo la giudice Ginsburg, quando all'inizio della sua opinione dissenziente nella sentenza Hobby Lobby sottolinea e mette in stretta correlazione la fornitura di determinati metodi contraccettivi rispetto non solo alla salute complessiva della singola donna, della singola lavoratrice, ma anche e forse davvero soprattutto rispetto alla stessa possibilità di garantire una piena e paritaria partecipazione delle stesse donne alla vita economica e sociale dell'ordinamento. E qui torna il tema già accennato ieri dalla professoressa Groppi e dalle due relatrici della prima sessione al principio di uguaglianza e di effettiva parità. Sempre tenendo conto, e qui davvero chiudo, di un ulteriore e niente affatto secondario scontato aspetto che concerne in fondo il tema del giudizio costituzionale, che si intreccia, si può intrecciare, si deve forse intrecciare necessariamente anche a una valutazione che si basa sulle prove, sui dati empirici e scientifici, statistici. Ieri la professoressa D'Amico a ciò ha fatto espresso riferimento in modo molto chiaro, richiamando in particolare la decisione del Tribunale Costituzionale tedesco, quindi non aggiungo altro, però ecco, mi sembra che tutti questi elementi poi si possano tenere insieme, facendo però espresso riferimento a questa chiave di lettura che davvero mi sembra possa fornire anche per il futuro una prospettiva di soluzione di eventuali analoghe problematiche che riguardano purtroppo di cose proprio i diritti delle donne. Benissimo, direi perfetta nei tempi, chiara e profonda nei contenuti, e ci ha offerto anche tanti elementi per, spero, il dibattito successivo. Farà altrettanto Graziella Romeo, che è professoressa dell'Università Bocconi di Milano, ci parlerà della sentenza Little Sisters, è professoressa associata, però abilitata alle funzioni di professore ordinario per il diritto comparato, ha scritto molte pubblicazioni, ne cito solo una, breve ritratto, ma molto interessante, proprio sulla giudice Ginsburg, di recente pubblicato, non molto tempo fa pubblicato, intitolato Femminismo ed eguaglianza dentro la comunità politica. Do subito la parola alla professoressa Romeo. Grazie, io ringrazio il professor Ruotolo, ringrazio le professoresse Tania Groppi e Rene Spigno per questo invito e soprattutto per questa brillantissima organizzazione di questo convegno. Come sapete, il mio compito è quello di commentare la sentenza Little Sisters of the Poor e vorrei iniziare con una nota biografica della giudice Ginsburg che è relativa proprio a questo caso. Può sembrare una nota biografica così di colore, ma in realtà è secondo me molto significativa per comprendere sia la sua dissenting opinion e sia, diciamo, l'andamento complessivo di questo caso. Quando si discute il caso Little Sisters of the Poor di fronte alla Corte Suprema in udienza pubblica, la giudice Ginsburg non può essere presente, è ricoverata in ospedale perché da qualche giorno ha subito un
intervento chirurgico. E allora telefona dall'ospedale ai colleghi della corte e richiama l'importanza che nell'udienza pubblica avrebbe dovuto avere il tema del bilanciamento tra la libertà religiosa e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Può sembrare scontato il richiamo dell'importanza di discutere il bilanciamento. Durante gli oral arguments, per come è strutturato il processo costituzionale americano statunitense, c'è la possibilità di un'ampia discussione e interventi dei giudici che sono quasi un interrogatorio, un incalzare continuamente le parti del processo. E quindi può sembrare scontato il richiamo alla necessità del bilanciamento, ma invece questo richiamo la giudice Ginsburg sapeva benissimo essere cruciale, perché aveva intuito come probabilmente sarebbe andata la vicenda. E perché dico questo? Ricostruirò il contesto per comprendere meglio la dissenting opinion della giudice Ginsburg, e riprendo il filo esattamente da dove Benedetta lo ha brillantemente lasciato pochi minuti fa. Noi dopo Hobby Lobby sappiamo che nell'ordinamento americano, all'interno delle previsioni dell'Obamacare, è possibile per le istituzioni religiose che hanno il carattere di chiese e per anche i datori di lavoro privati che abbiano però questo carattere contestatissimo di azienda a conduzione familiare, non fornire la copertura assicurativa, quindi godere dell'esenzione dalla copertura assicurativa dovuta ai propri dipendenti con riferimento ai dispositivi di contraccezione o ai trattamenti, alle prestazioni relative a questo ambito. E questo sistema appunto della sentenza Hobby Lobby però si fonda su un parallelo sistema di opt-out, per cui coloro che possono prevedere l'esenzione, possono godere dell'esenzione, scusate, devono notificare il Department of Health di questa intenzione, così da poter consentire al Department of Health di coprire diversamente, come diceva prima il professor Ruotolo, queste prestazioni. Ora, due anni dopo Hobby Lobby, quando quindi questo era più o meno l'accomodamento trovato, arriva alla Corte Suprema la sentenza Zubik versus Burwell. In questa sentenza tutti gli istituti, gli enti a carattere religioso chiedono di accedere al regime a cui avevano acceduto già le chiese e le imprese private a conduzione familiare, benché, dicevamo, questo è poi da intendersi in modo piuttosto ampio. La Corte, nel caso Zubik versus Burwell, decide di non decidere, rimanda alle corti federali di circuito, perché dice, dà indicazioni alle corti federali di circuito di trovare il corretto bilanciamento tra la libertà religiosa e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, e decide di non decidere anche per ragioni strategiche dovute alla circostanza per cui era da poco mancato il giudice Scalia, e quindi la Corte non era in piena composizione. A questo punto però succede che arriva il termine presidenziale di Obama, scade e arriva l'amministrazione Trump.
E Trump dà mandato al Department of Health e a una sua divisione particolare, che è l'Health Resources and Human Services Administration, di riscrivere le regole relative a quali prestazioni, a quali trattamenti e a quali dispositivi devono essere medici, devono essere inseriti nella copertura assicurativa obbligatoria che i datori di lavoro devono ai propri dipendenti. E in questo contesto viene estesa l'esenzione dalla copertura obbligatoria dei dispositivi di contraccezione e i trattamenti ad essi relativi a tutti i datori di lavoro privati che esprimano una religious belief, quindi che esprimano la propria credo religioso. Due stati, lo stato della Pennsylvania e lo stato del New Jersey, ricorrono contro queste due regole della divisione del Department of Health, e le corti federali danno ragione a questi due stati, le corti federali di circuito, sulla base di due argomenti. Il primo argomento è che queste due norme di carattere secondario violavano sia l'Obamacare che la Religious Freedom che il Religious Freedom Restoration Act, e quindi, o meglio, non trovavano una base giuridica in nessuna delle due norme di carattere primario. E il secondo argomento è che queste regole adottate dal Department of Health violavano l'Administrative Procedure Act, cioè la legge che disciplina le modalità di adozione della normativa secondaria da parte delle agenzie federali. Ora, a questo punto, ottenuta la vittoria a livello di corti federali, i due stati ottengono la sospensione dell'applicazione delle regole dettate dall'amministrazione Trump, e a questo punto il caso arriva alla Corte Suprema. Arriva alla Corte Suprema come appello da parte dell'amministrazione Trump e di Little Sisters of the Poor, St. Peter and Paul, questa congregazione che appunto si occupava storicamente delle persone anziane bisognose. E questo caso arriva ad una Corte Suprema che due anni prima aveva deciso, dicevamo, Hobby Lobby, ma in questo caso arriva ad una Corte Suprema la cui composizione era in parte cambiata, e arriva soprattutto con un esito, diciamo, molto diverso dall'esito che raccontava Benedetta in Hobby Lobby, in cui la maggioranza era una maggioranza risicata di 5 contro 4, perché qui abbiamo una maggioranza di 7 contro 2, cioè Justice Bader Ginsburg è qui più isolata di quanto non lo fosse nel caso precedente, nel caso Hobby Lobby, e cerchiamo di comprendere perché, anche per capire la natura della sua dissenting e il contenuto della sua dissenting opinion. Little Sisters of the Poor, l'opinion di maggioranza, è scritta da Justice Thomas, quindi da un giudice di orientamento conservatore. È un giudice che però riesce a coagulare attorno alla soluzione del suo caso anche due dei quattro giudici liberal, cioè Breyer e Kagan, che scrivono concurring opinion, quindi aderiscono alla soluzione ma non del tutto al reasoning del caso. E Justice Thomas si concentra in particolar modo sulla
segue la scia, diciamo, della prospettazione del caso che i ricorrenti e i resistenti avevano fatto presso le corti federali. E quindi si concentra in particolar modo sulla domanda alla quale cerca di rispondere se queste esenzioni violino o meno l'Obamacare e il Religious Freedom Restoration Act. E secondo Thomas non vi è una violazione. Allora, innanzitutto questa sentenza è di nuovo una sentenza in cui non c'è in realtà una menzione aperta di profili costituzionali, è una sentenza in cui la Corte si misura su una statutory interpretation of the law. E Thomas aderisce moltissimo a questo approccio e quindi produce una decisione che si concentra molto sull'interpretazione dell'Obamacare e del Religious Freedom Restoration Act. Allora, secondo Thomas, non vi è una violazione dell'Obamacare perché l'Obamacare non si occupa espressamente di esenzioni, ma anzi delega proprio all'Health Resources and Human Services Department di determinare, di identificare con precisione quali trattamenti, prestazioni, dispositivi rientrino o meno nella copertura. E secondo Thomas, l'Health Resources and Human Services Department ha un'ampia discrezionalità. Una discrezionalità che Thomas ricostruisce in termini tali da quasi immaginare un'illimitata delega che l'Obamacare avrebbe fatto a questa agenzia. E Thomas dice a un certo punto della sentenza: se anche esistesse un problema di delega eccessiva che il legislatore ha dato a queste agenzie, beh, tutto sommato è stata una decisione del Congresso, quindi se anche c'è un problema, è un problema che ha creato il Congresso. E non è certamente una violazione da parte dell'agenzia dei termini della legge. E neppure esiste un problema, secondo Thomas, di violazione del Religious Freedom Restoration Act, che anzi, secondo Thomas, richiama la necessità di prevedere delle esenzioni, perché prevede che anche la legge federale debba, le leggi federali debbano rispettare la libertà religiosa e quindi rafforza, per così dire, il contenuto in questo modo del primo emendamento. L'opinion di maggioranza non indugia quasi per nulla sul bilanciamento tra la libertà religiosa e i diritti riproduttivi e sessuali. È un tema che non sfiora perché Thomas e i giudici conservatori optano per una strategia decisionale che attrae, come dicevo prima, almeno due giudici della componente liberal. Perché il tema del potere delle agenzie di integrare il contenuto o di precisare il contenuto della normazione primaria è un tema divisivo per la Corte, e però è un tema sul quale in genere la componente liberal ha posizioni più favorevoli alle agenzie rispetto alla componente conservatrice del collegio. E quindi per Thomas è una strategia molto utile a coagulare, diciamo, a raccogliere il consenso di almeno due dei giudici liberal presenti nel collegio, soprattutto di Justice Breyer, che al tema del potere delle agenzie di integrare o di identificare ulteriormente il contenuto delle norme primarie è particolarmente affezionato, è uno dei suoi temi di ricerca principali. E quindi questa decisione 7 contro 2 è una decisione che, secondo me,
e frutto anche di una certa strategia argomentativa della componente conservatrice che in qualche misura introduce in questo tema degli elementi che sono estranei al problema del bilanciamento e che sono appunto il tema che sono relativi a un problema di rapporti tra fonte primaria e fonti secondarie, che sono temi sui quali la Corte si misura da anni e soprattutto negli ultimi anni cerca un approccio o quantomeno un punto di vista comune. E quindi c'è molta poca ideologia apparentemente, posizioni ideologiche, posizioni di principio, per meglio dire, nella opinione di maggioranza, ma è secondo me questo frutto di una strategia. Come reagisce Justice Ginsburg rispetto a questa soluzione strategica che, come dicevo, la isola, perché scrive una dissenting opinion di 20 pagine alla quale aderisce Justice Sotomayor senza però aggiungere alcunché. Reagisce sparigliando un po' le carte, per così dire, e cioè rispondendo alla majority opinion e però riuscendo a introdurre elementi che la majority opinion aveva del tutto superato. Ci sono tre, secondo me, gli argomenti che utilizza Justice Ginsburg e vorrei citarli separatamente, non li cito nell'ordine con cui ella li espone nella dissenting opinion, anche perché non credo che vi sia un ordine deliberato di questi argomenti, ma credo che si interfaccino e si integrino a vicenda. E dopo aver chiarito questi tre snodi argomentativi della dissenting opinion, vorrei concentrarmi su quello che secondo me è il metodo che utilizza Justice Ginsburg e sul perché questo metodo è particolarmente significativo. Parto dai tre argomenti. Il primo argomento è, e qui richiamo la nota biografica di apertura, il primo argomento è, nella opinione di maggioranza non esiste alcun bilanciamento, ma un totale ripiegamento verso la libertà religiosa, che deve poter essere esercitata senza restrizioni. Quindi c'è una concezione, in realtà, delle libertà costituzionali come libertà puramente oppositive, libertà che fungono da limite assoluto all'esercizio del potere. Una concezione cara al costituzionalismo liberale delle origini, al costituzionalismo americano in particolare, sebbene, dice Justice Ginsburg, Thomas abbia detto che qui non c'è un problema di freedom of religion, of religion per sé, ma c'è piuttosto un problema di compatibilità di queste esenzioni con il Religious Freedom Restoration Act, o per meglio dire una possibilità per queste esenzioni di attuare in realtà il Religious Freedom Restoration Act. E dice la giudice Ginsburg, però in realtà questo non è quello che la Corte opera. La Corte in realtà non opera alcun bilanciamento, ma lascia una totale apertura e una totale libertà di svolgimento alla libertà religiosa. Non c'è in questo senso alcuna ricerca di accomodamento. E accomodamento, utilizzo una parola, traduco insomma un termine che la stessa Justice Ginsburg utilizza, che pure ella aveva intravisto in Hobby Lobby. Era un accomodamento che non le era piaciuto, rispetto al quale aveva espresso una dissenting opinion molto vibrante, ma quella era ancora una strada che in qualche misura lei poteva riuscire a seguire. Qui invece
trova un approccio della Corte totalmente ripiegato sulla libertà religiosa, che mi sembra, e questa è una mia riflessione che un po' le sto attribuendo, che mi sembra richiami quello che Justice Ginsburg aveva detto anche in altre occasioni, e cioè la preferenza che talvolta la Corte ha espresso per un costituzionalismo liberale invece che per un costituzionalismo democratico, quindi per un costituzionalismo che prenda in considerazione anche il profilo dell'eguaglianza in senso sostanziale. Costituzionalismo democratico che è la stessa, che poi è il percorso che lo stesso costituzionalismo americano ha in qualche misura svolto attraverso la giurisprudenza della Corte Suprema negli anni. Il secondo argomento di Justice Ginsburg è il sostanziale svuotamento della lettera e dell'intenzio del legislatore, perché Justice Ginsburg ricorda che nell'Obamacare in origine non vi era alcuna previsione di inserimento nella copertura assicurativa dei datori di lavoro degli strumenti, dei dispositivi contraccettivi, ma questo inserimento è frutto del cosiddetto Women Health Amendment, voluto da una deputata democratica al Congresso, è inserito appositamente nell'Obamacare. Quindi, secondo Justice Ginsburg, qui c'è non soltanto un allontanamento per così dire, un'interpretazione letterale dell'Obamacare operata da Justice Thomas, che smentisce l'esistenza di questo emendamento o che comunque non lo ricostruisce nella sua reale portata, ma c'è anche un travisamento dell'intenzio legis che è ricostruibile anche sulla base dei lavori preparatori e della discussione che in Congresso si era avuta sull'Obamacare e in particolare su questo emendamento. E quindi, secondo Justice Ginsburg, c'è anche un problema di interpretazione della legge che è stata sulla quale lei non si trova d'accordo. Il terzo argomento è quello propriamente di in che cosa consiste, qual è il contenuto del diritto che Justice Ginsburg sta cercando di proteggere con la sua dissenting opinion. Il contenuto del diritto, e qui mi rifaccio a quello che anche Benedetta prima di me ha detto, non è semplicemente la libertà di scelta riproduttiva della donna. C'è molto di più, secondo Justice Ginsburg. C'è anche il profilo dell'eguaglianza, non soltanto perché in questa copertura assicurativa rientravano tutta una serie di prestazioni che sono funzionali a garantire la salute delle donne, ma anche perché, secondo Justice Ginsburg, la possibilità per le donne di avvalersi di questa copertura assicurativa e di avvalersi quindi di queste cure e anche delle scelte riproduttive è espressione di libertà, ma soprattutto di eguaglianza delle chance che le donne devono poter godere. Eguaglianza delle chance da intendersi come possibilità per le donne di programmare la loro vita, di programmare anche le loro priorità e in questo senso di essere in grado di decidere quando e come occupare lo spazio pubblico. E qui c'è un collegamento che Justice Ginsburg è bravissima, secondo me, a creare proprio tra la dimensione privata della scelta e la dimensione pubblica della vita della donna. Quindi l'emancipazione
che l'eguaglianza dovrebbe garantire non è soltanto rispetto alle scelte private personali, ma è anche rispetto alla possibilità di occupare il luogo pubblico, il luogo dell'esercizio del potere politico, per così dire. Ora, c'è, dicevo, anche un profilo metodologico, e mi avvio alle conclusioni perché forse sto un attimo sforando i tempi. C'è un profilo metodologico che secondo me è molto importante da sottolineare e che riprende quanto è stato detto prima da Benedetta e anche ieri dalla professoressa D'Amico. La dissenting opinion esordisce con dati, con il dato numerico di quante donne perderebbero la copertura assicurativa e di quali categorie di donne perderebbero questa copertura assicurativa. Ora, secondo me, dietro questo approccio non c'è soltanto il pragmatismo americano, il ragionamento conseguenzialista di cui questa corte è una campionessa e i giudici liberali in particolare sono campioni, ma c'è, o almeno forse io ce lo voglio vedere, un briciolo di quella scuola scandinava del femminismo che richiama l'importanza della cosiddetta giurisprudenza sociologica, cioè della necessità di trovare soluzioni giuridiche che siano il più possibile fondate su un approccio socio-giuridico, ancorate a ricerche empiriche di tipo qualitativo e quantitativo, che diano il senso della esatta definizione del diritto, della pretesa giuridica che una donna, in questo caso in particolare, fa valere nella società. Ora, questo approccio è un approccio che talvolta a me è sembrato di vedere, per esempio, nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e qui mi riferisco soprattutto al caso, per esempio, Stack versus United Kingdom, che è un caso relativo alla disparità di trattamento nell'accesso al trattamento pensionistico, all'età pensionabile sostanzialmente. Ecco, lì la Corte Edu, così come in altre decisioni, aveva fatto riferimento specifico a ricerche empiriche, qualitative e quantitative, per dare il senso del contesto e quindi per ragionare di differenze di genere e di prospettiva di genere sempre con un occhio allo specifico contesto nel quale la donna vuole un riconoscimento. Ma c'è di più, perché la Justice Ginsburg cerca di evidenziare quali sono gli elementi di continuità tra il suo approccio di questa dissenting e l'approccio della Corte. È come se in questa decisione, in questa dissenting, che è l'ultima dissenting che scriverà prima della sua scomparsa, ella voglia dire: io mi inserisco, dialogo con voi nel senso della continuità. E la continuità dove sta? Sta nel richiamo che spesso fa di Hobby Lobby, che pure era una sentenza, come ci diceva Benedetta, di liberali prima, che non era piaciuta, che rispetto alla quale aveva espresso un dissent molto chiaro. La richiama per dire: seguiamo quantomeno quella linea di ragionamento. E la continuità sta anche nel richiamo della necessità che la Corte tenga in considerazione il cosiddetto Congress Plan, cioè di andare a guardare nella legislazione primaria anche il disegno di policy complessivo che il legislatore ha e non smentire quel disegno di policy complessivo nella sede dell'interpretazione. Mi sembra quindi che si possa dire che e anche in questa pronuncia si evince questa attenzione che Justice Bader Ginsburg sempre ha alla dimensione femminile come dimensione che deve essere tenuta in considerazione e protetta all'interno della comunità politica, cioè il riconoscimento dei diritti delle donne è un riconoscimento che è funzionale in qualche misura alla loro piena partecipazione alla comunità politica. E con questo vi ringrazio l'attenzione e mi scuso se ho sforato.
Grazie davvero per questa ottima ricostruzione del contesto e dell'argomentazione, della strategia argomentativa che ci fa comprendere quale sia stato il passo della Corte Suprema e poi il senso dell'opinione dissenziente. Trovo molto interessante, l'ho tratto da entrambe le relazioni, questo riferimento alla connessione, al collegamento tra diritti riproduttivi e eguaglianza sotto specie di rimozione degli ostacoli alla partecipazione attiva alla vita politica, economica e sociale del paese da parte delle donne. Però io avevo promesso di essere, dopo la mia brevissima introduzione, solo moderatore. Vorrei sapere se ci sono domande. C'è stato un intervento di Karen Rodriguez per fare le lodi alla Liberali, ma la Liberali ha già risposto alle lodi ringraziando, quindi non era una domanda. E chiedo a Irene Spigno, che mi pare abbia la regia, se ci sono richieste di interventi o domande sulle due relazioni. Vedo che Ilenia Ruggio ha sollevato la mano, quindi magari potrebbe intervenire lei. Anch'io, se posso fare una domanda, non riesco a trovare la mano, quindi prego Tania. Ilenia, vai. Vado io, ok. È una domanda per entrambi, sia per Benedetta Liberali e il suo riferimento al diritto alla salute. Visto che anche ieri si diceva che appunto nella Costituzione americana è assente un diritto alla salute, volevo chiederti quanto secondo te è innovativo questo riferimento che fa la Ginsburg, quanto è collegato all'Obamacare, quanto diciamo appartiene alla sua sensibilità democratica e quindi diciamo di... che abbiamo visto anche nei riferimenti che entrambi avete fatto a un concetto di uguaglianza sostanziale. Quindi un tuo giudizio su questo. È lo stesso per appunto l'altra relatrice, tu citavi appunto questo tentativo di interpretazione storica dell'intenzio legis del Women Health Amendment. Ti volevo chiedere anche in questo caso, Graziella, quanto secondo te c'è dell'Obamacare o quanto invece parte dalla Ginsburg questa enfasi sul diritto alla salute? Grazie. Raccogliamo le altre domande e gli altri interventi, se siete d'accordo. Ottimo. Quindi Tania. Grazie Marco, approfitto anche per salutarti e ringraziarti e ringraziare tutte le relatrici anche di questa sessione, bellissime relazioni. C'è un punto che non è ancora emerso fino adesso nei nostri due giorni, quindi rivolgo questa domanda a tutte e due le relatrici di questa sessione, ma se anche quelle della sessione precedente che sono collegate avessero qualcosa da dire, sarei contenta se il nostro moderatore lo consente. No, riguarda l'utilizzo del diritto straniero o del diritto comparato nelle opinions di Ruth Bader Ginsburg. È un tema appunto che finora non abbiamo trovato. Io adesso non ho, confesso, letto queste opinions delle quali state parlando e quindi rivolgo un po' a tutte voi questa domanda. Trovate tracce di questa grande apertura che dimostra in tanti anche extrajudicial speeches? E mi ha sollecitato adesso questa curiosità e quando Graziella mi sembra faceva riferimento all'accomodamento e lì è stato abbastanza automatico per me riportarmi a reasonable accommodation che percorre tutta la giurisprudenza canadese. Quindi questo è il primo punto. Avrei anche un altro punto per entrambe, velocissimo. No, e è solo una parola che ci ricordava ieri Ruth Rubio Marin quando parlava dell'uguaglianza sostanziale, evocando il principio di antisubordinazione, perché poi alla fine a me sembra questa forse la parola che dovremmo citare quando riportiamo e parliamo, discutiamo le opinions di Ruth Bader Ginsburg e l'uguaglianza. Grazie. Marilisa.
Solamente un flash, perché poi soprattutto nella bellissima esposizione, entrambe complimenti poi alle relatrici, complimenti al discussant che ha fatto lui una relazione, quindi ai tre relatori. In quest'ultima decisione però in particolare, quando si fa riferimento a questo aspetto del bilanciamento fra una scelta privata che Ruth Bader Ginsburg fa emergere tra una scelta privata, un bilanciamento fra una scelta che è una scelta privata della donna e invece la posizione della donna nello spazio pubblico. Io sottolineerei ancora di più il fatto che non solo la singola donna che può programmare, perché mi sembra che anche questo ci sia nel dissenso ed è importante comunque averlo come aspetto teorico nostro molto forte. Sull'aspetto che per ciò che riguarda tanto la libertà quanto l'autonomia riproduttiva. Non è solo un problema della singola donna che poi può fare le sue scelte, cioè c'è anche questo aspetto che è un aspetto ovviamente che rimane però dal punto di vista soggettivo, ma facendomi anche quello che diceva ieri la professoressa appunto Ruth Rubio Marin, il tema dell'autonomia riproduttiva si lega proprio profondamente alla possibilità che le donne siano pari nella società, cioè che nello spazio pubblico ci siano uomini e donne con le loro differenze naturali, ma se c'è un'autonomia riproduttiva e questa viene riconosciuta pienamente alle donne, abbiamo una società che finalmente ha praticamente reso la differenza comunque, le due persone autonome e uguali sullo stesso piano, ed è per questo che i diritti riproduttivi, l'autonomia riproduttiva è forse l'aspetto più importante nella conquista dei diritti delle donne, è per questo che noi abbiamo continuamente messo in discussione nella 194 di quel diritto che è stato affermato dal legislatore ma che viene sempre ideologicamente messo sotto attacco, è per questo che le visioni tradizionali e conservatrici che ci sono appunto nelle nostre società, rifacendosi poi appunto agli aspetti religiosi, e qui vengo anche al tema che è trattato benissimo Benedetta Liberali, ripropongono quello che è un'immagine tradizionale, cioè un passo definitivamente indietro verso l'emancipazione. Tutte le volte in cui venga messo in discussione in qualsiasi modo l'autonomia riproduttiva delle donne, quindi la loro capacità di scelta autonoma, ecco che lì, dal punto di vista pubblico e generale, noi abbiamo praticamente un arretramento completo sulla strada della emancipazione. Perché questo ormai è un aspetto sottile che c'è nel dissent e che effettivamente anche noi, anche proprio quando ragioniamo di questi temi, non abbiamo così chiaro. E quindi volevo semplicemente dire questo. Ci sono altre domande, altri interventi? Altrimenti... Sì, Roberto Toniatti. Prego. Grazie mille. Anch'io ho apprezzato moltissimo i commenti alle due decisioni e mi domando fino a che punto ci troviamo di fronte ad una dinamica che porta ad una gerarchicizzazione fra i valori collettivi legati alla libertà religiosa e i diritti individuali legati all'autodeterminazione riproduttiva. Direi che da questo punto di vista le opinioni della maggioranza esprimono una visione della società ed esprimono appunto questa visione gerarchica dei valori. E da questo punto di vista direi che si abbandona proprio la via della tutela dei diritti individuali, anche perché è ben vero che parliamo di diritti delle donne, ma nella vicenda giurisdizionale sono i diritti degli individui che vengono in campo e da questo punto di vista si creano le premesse per fare in modo che la giurisprudenza costituzionale nella maggioranza conservatrice della Corte rispecchi una visione della società che in un certo senso è quella di un'epoca precedente e quindi da questo punto di vista potrebbe essere considerata un regresso anziché un progresso. Capisco che sono valutazioni molto soggettive queste, però gli orientamenti e soprattutto il reasoning
della maggioranza dei giudici della Corte Suprema mi sembra confermi questa dinamica, ma volevo un parere delle due illustri colleghe. Grazie. Ottimo, ci sono altre richieste di intervento, domande? Io chiederei a Irene Spigno indicazioni sui tempi che abbiamo, quanto così do i tempi alle nostre relatrici per rispondere, raccogliere le suggestioni. Andiamo bene con i tempi, a meno che ovviamente dalla parte italiana non siate già stanchi, la differenza oraria, quindi le relatrici possono rispondere con insomma, i tempi che considerano. E eventualmente se ci sono altri commenti possiamo fare un'altra ronda di domande. Allora io proverei a dare la parola a Benedetta. Va bene, grazie. Allora dunque partirei dall'ultima sollecitazione del professor Tognatti che diceva, se interpreto bene, ho preso appunti, c'è una sorta di gerarchizzazione offerta dalla Corte Suprema di maggioranza evidentemente, perché c'è un contrasto, una contrapposizione tra valori collettivi e la libertà religiosa a sfavore dell'autodeterminazione riproduttiva e diritto individuale. Mi sembra che quella chiave di lettura di cui dicevo prima, offerta dal giudice Ginsburg, invece rifletta, e quindi dal mio punto di vista si spera che prenda diciamo maggior fiato questa seconda prospettiva, e peraltro qui richiamo anche le parole della professoressa D'Amico nel suo intervento, perché in realtà non si tratta, secondo me, di un diritto meramente individuale di salute della donna nel settore riproduttivo, ma appunto questo riflesso che si ribalta, si riflette, a mio avviso, positivamente sull'intera società nel momento in cui si garantisce una sua pari opportunità di vivere nella collettività e qui cito appunto la professoressa D'Amico nei suoi numerosissimi lavori. E poi questo non fa che, dare una qualità diversa, ecco, anche alla collettività, cioè un vantaggio anche per la collettività, non solo per la donna che si vede riconosciuta una pari possibilità di partecipare. E quindi forse non è proprio solo un diritto individuale alla salute riproduttiva. E il valore collettivo, la libertà religiosa, in realtà con grande prepotenza, forse arroganza, esagero forse con la coloritura dei termini, ma è la Ginsburg che mi ha spinto a spingermi a questo livello, perché anche lei poi lo dice nella sua motivazione, in realtà si tratta di libertà religiosa di singoli datori di lavoro, perché ricordiamo Hobby Lobby in particolare, ma anche le altre imprese, erano imprese a conduzione familiare, giocavano proprio su questo. Noi siamo in pochi, siamo una famiglia di pochi e quindi attraverso la nostra società noi vogliamo, porre in essere delle azioni intrise di carattere religioso, pur avendo invece 500 negozi e 13.000 dipendenti. Quindi in realtà si tratta comunque di una dimensione individuale della libertà di religione, dell'obiezione di coscienza di questi singoli datori di lavoro che pretendono poi di inserirsi sul pari diritto di coscienza della singola donna, se non fosse per quel piccolo dettaglio del diritto alla salute che appunto secondo me si estroflette positivamente poi anche sulla collettività. Quindi è una lettura molto interessante questa della gerarchia dei valori che indubbiamente viene offerta dalla maggioranza e quindi condivido questa lettura, e però mi sembra davvero che quella chiave di lettura della giudice Ginsburg almeno dal mio punto di vista mi rassereni, sperando appunto che prenda sempre maggior peso. Invece la prima domanda, quella sulla salute, è sicuramente innovativo e sicuramente, ripeto, come sottolineavo all'inizio, la riforma Obama del 2010 davvero per la prima volta assume questo diritto sociale, la salute, come oggetto specifico di regolamentazione. In generale, adesso ci siamo soffermati ovviamente sulle voci relative alla contraccezione, alla salute riproduttiva delle donne, ma in generale è la prima volta che l'ordinamento si fa carico di garantire, pur tramite i datori di lavoro, un pacchetto minimo di prestazioni sanitarie, ripeto, le più diverse, al cui interno ne troviamo anche quelle poi messe in discussione dalle imprese di cui abbiamo parlato. E per cui è la prima volta che davvero assume un rilievo fondamentale.
E quindi la giudice Ginsburg sicuramente, come dire, insiste su questo profilo, anche valorizzando evidentemente questa iniziativa politica del Congresso, e su questo insiste molto quando, per smontare i passaggi argomentativi della maggioranza della Corte Suprema, dice: ma non era l'obiettivo che aveva in testa il Congresso quando ha deciso di adottare questa disciplina? Cari signori della maggioranza, voi vi state contrapponendo a un intento politico e sociale di dare valore anche costituzionale, un fondamento costituzionale a questo diritto. E peraltro qui richiamo anche le parole della professoressa Groppi di ieri, appunto, di inserire comunque nel contesto della società americana questo stesso intervento davvero rivoluzionario della riforma sanitaria di Obama. Sull'uso del diritto comparato, professoressa Groppi, allora in effetti nell'opinione dissenziente di Hobby Lobby io non ho colto, a meno che non mi sia sfuggito e può anche essere, dei riferimenti ricorrenti alla giurisprudenza comparata, ma perché mi sembra che la giudice Ginsburg tenga molto, come dicevo prima, anche con espressioni molto colorite, a accusare la Corte stessa di autocontraddirsi rispetto ai propri precedenti. Quindi più che altro cita i precedenti della stessa Corte per dimostrare che la Corte, usa proprio questo termine, vacilla a ogni passo, oltre che, ripeto, a violentare quasi il testo della norma che riconosce e garantisce la libertà di religione. Quindi da questo punto di vista mi sembra che giochi di più poi sulla parte della giurisprudenza della Corte stessa, della Corte Suprema. Mi sembra di non aver tralasciato i temi. Ah no, il principio di antisubordinazione, professoressa Groppi, sicuramente questo è un tema centrale. Ripeto, io ritorno a quella chiave di lettura che vede il diritto alla salute delle donne quasi funzionale al pieno raggiungimento di questa parità, che effettivamente forse può essere letta più propriamente, anche in termini di linguaggio giuridico più corretto, in termini di antisubordinazione. Quindi condivido questa lettura. Benissimo. Chiederei ora a Graziella Romeo di fare il suo intervento e poi, raccogliendo un'indicazione di Tania, vorrei anche dare la parola, così divento moderatore di tutta la mattinata o pomeriggio a seconda dei casi, anche ridare la parola a Costanza Nardocci, Elena Bindi e Patrizia Vigni rispetto alla domanda di Tania che interessava anche la vostra sessione. Prego Graziella. Grazie. Allora, parto dal diritto alla salute. Io non sono così sicura che l'Obamacare avesse l'intenzione di introdurre un diritto alla salute di natura, diciamo, con un'apertura costituzionale. Rimane un diritto di natura legislativa negli Stati Uniti e non credo che neppure i giudici liberal abbiano una profonda convinzione dell'appartenenza dei diritti sociali al tessuto costituzionale in senso stretto. Sicuramente l'Obamacare è innovativo perché pone il tema della solidarietà e quindi cerca di sradicare l'individualismo americano, e quindi è una grande riforma anche su un piano culturale e di ripensamento dell'individualismo. Non sono così sicura che possa essere un'apertura verso una dimensione costituzionale del diritto alla salute. Come dire, nella giurisprudenza, sicuramente non nel testo, perché l'emendamento mi sembra una prospettiva lunare, ma non sono neanche così convinta che la giurisprudenza gli darà questa apertura, però è una mia opinione personale. E sull'utilizzo del diritto straniero ho comparato, io non ne ho visto traccia mai nelle sentenze o nelle dissenting della giudice Ginsburg, però lei era a favore, lei aveva espresso in varie occasioni la sua
la sua, diciamo, totale adesione in questo all'utilizzo. Non ci vedeva nulla di male, diceva lei, anche solo per imparare qualcosa. Ecco, io sul termine accommodation non avevo riflettuto, francamente, che potesse essere ispirato dalla giurisprudenza canadese, non ci avevo pensato. Potrebbe essere anche perché i confronti con i giudici canadesi avvengono, cioè loro di fatto hanno incontri annuali con i giudici canadesi, quindi una, al di là di questa formale chiusura verso il diritto straniero internazionale, poi in realtà i giudici, sicuramente Ginsburg e Breyer, sostanzialmente l'apertura l'avevano e la teorizzavano. Non ne ho mai visto traccia, diciamo, espressamente. So, leggendo alcune dei suoi interventi, soprattutto in università oppure in sedi comunque non istituzionali, che la giudice Ginsburg era interessata in generale al diritto straniero, ma anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo interesse le era forse un po' suscitato da Breyer, che invece l'aveva anche proprio utilizzata espressamente in alcune decisioni. Sull'idea del principio antisubordinazione, io penso che sono molto d'accordo che sia questa l'idea forza in qualche misura di tutte le sue decisioni, e che in questo lei esprima proprio una sorta di femminismo dell'uguaglianza, cioè come dire, l'obiettivo finale deve essere quello di arrivare a una società effettivamente paritaria, e che questo principio antisubordinazione, se non espressamente dalla Costituzione, si potesse però ricavare dalla storia costituzionale americana, io credo che lei lo pensasse, perché in alcune interviste, mi ricordo una in particolare in cui lei disse espressamente: la storia costituzionale americana è una storia di progressiva estensione dell'uguaglianza a chi ne era originariamente escluso, nella prospettiva dell'emancipazione, che mi sembra, insomma, la cosa più vicina forse all'idea dell'antisubordinazione di genere. Due parole volevo dire rispetto alla considerazione, secondo me, cruciale della professoressa D'Amico sul rapporto tra la scelta privata e la posizione pubblica della donna, perché secondo me appunto la giudice Ginsburg aveva questa idea molto, molto presente. Secondo me la sua difesa della scelta privata era sempre funzionale alla possibilità poi di partecipazione politica, perché poi il tema più al quale lei era più interessata, diciamo in assoluto, secondo me, era il tema proprio della eguaglianza in generale, che doveva sempre tradursi in eguaglianza politica, e quindi nella possibilità di occupare lo spazio pubblico, il dibattito pubblico in questo senso. Sulla domanda dell'osservazione del professor Toniatti sulla gerarchizzazione della libertà religiosa, secondo me nella giurisprudenza della Corte Suprema negli ultimi tempi è evidente questa, diciamo, gerarchizzazione mi sembra il termine migliore, questa della libertà religiosa, cioè che poi quanto questo sia autenticamente espressione di un'ideologia condivisa dalla componente conservatrice, non lo so, perché certe volte mi sembra, leggendo le sentenze della Corte Suprema in generale, che questa gerarchizzazione abbia talvolta a che fare con un'idea di libertà un po', come dicevo nell'intervento, positiva, cioè libertà sono assenza di costrizione da parte del potere pubblico. Mi spiego meglio, forse alcuni giudici
della componente conservatrice hanno in mente la gerarchizzazione, ma altri probabilmente non hanno tanto la finalità della gerarchizzazione quanto l'affermazione di questo costituzionismo liberale delle origini americano che non vogliono abbandonare, che gli sembra, che peraltro si lega con la, con la loro legal philosophy anche nei temi economici, per così dire. Grazie, scusate. Benissimo. Sulla domanda della professoressa Groppi, se vogliono intervenire Costanza Nardocci, seguendo l'ordine. Sì, allora io ringrazio la professoressa Groppi per la sollecitazione. Allora, nella mia la majority opinion e anche nella dissenting opinion relativa al mio caso, in realtà purtroppo non vi sono riferimenti né dal punto di vista del diritto comparato né a giurisprudenza di corti sovranazionali. Forse diciamo che dal punto di vista del riferimento a giurisprudenza di corti sovranazionali, adesso io, se faccio riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in realtà sono due le sentenze e sono forse successive in materia di discriminazione in ambito lavorativo, quindi il riferimento non sarebbe stato forse, insomma non c'è una giurisprudenza così corposa almeno da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dal punto di vista delle discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, ma questa è una mia supposizione. Forse la caratteristica della pronuncia, vale a dire il suo essere centrata sull'aspetto interpretativo della norma del Civil Rights Act del 64, forse ha in qualche misura limitato al solo panorama interno l'attività e tanto dei justices che hanno sostenuto appunto la majority opinion di Justice Alito quanto la dissenting. Nella dissenting opinion Justice Ginsburg non fa riferimento al diritto straniero, vi è un articolatissimo riferimento a una serie di casi e di precedenti della Corte Suprema, e quindi l'aspetto del distinguishing, come ho già detto, è sicuramente molto illuminante e molto caratterizzante quel caso, a mio avviso. Però non vi sono riferimenti dal punto di vista del diritto comparato o del diritto internazionale dei diritti umani in termini più estesi. Benissimo, darei la parola alla professoressa Bindi. Grazie. No, io sarò brevissima anche nella Shelby, poi sicuramente Patrizia Vigni metterà in evidenza un passaggio. Anche lì non ci sono riferimenti al diritto straniero, ma la tematica era anche molto peculiare e c'è un'ampia digressione ovviamente sull'evoluzione della storia costituzionale, passando dall'abolizione della schiavitù all'eliminazione della segregazione fino all'eliminazione ancora da compiere delle discriminazioni. E c'è, come diceva Benedetta Libera, lo stesso utilizzo dei precedenti per smontare l'opinione di maggioranza. E infatti poi c'è anche la risposta di Robert, ma rimane tutto nell'ambito del diritto interno. Anche la risposta di Robert, quando lo citava in un passaggio anche Silvana Shah, diceva appunto, Robert, quando la motivazione, l'opinione dissenziente è molto articolata, però Robert gli risponde in un punto molto seccamente, dicendo, ma tu hai votato nel 2009 quel precedente, 8-1, era rimasto dissenziente solo Thomas, e noi avevamo detto che quella legge aveva seri problemi di costituzionalità se non interveniva il legislatore. Il monito è rimasto inascoltato. Nel 2013 ritorniamo sul punto e tu arrivi a quest'altra conclusione. C'è questo dialogo, ma è tutto interno e non viene proprio per la peculiarità causa affrontata, ecco, la legislazione in materia di discriminazione. Però credo Patrizia avesse una cosa da dire. Do subito la parola a lei e ti ringrazio.
Grazie al chairman per la parola e grazie a Elena. Sì, io in verità appunto il caso Shelby è un caso molto americano, direi, proprio perché difende un emendamento come il 15° emendamento, che è l'emendamento che costituisce gli Stati Uniti. No, io invece volevo citare un altro caso. Ovviamente io non conosco casi in cui si è citato il diritto straniero e quindi si sono fatte comparazioni fra i diritti interni. Invece conosco un caso in cui la giudice Ginsburg si è unita all'opinione dissenziente scritta da Breyer in quanto l'esperto di diritto internazionale, diciamo, della Corte Suprema, ed è significativo. Questo caso è l'opinione dissenziente, direi, è decisamente rivoluzionaria per gli Stati Uniti. Sappiamo bene che gli Stati Uniti non sono sia un ordinamento giuridico sia come impostazione politica molto aperti ad accettare le intromissioni del diritto internazionale. Invece c'è un caso che poi riguarda proprio la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, che è il caso Medellin Rojas contro Texas, che è stato risolto nel 2008. In questa sentenza la Corte Suprema, in verità la maggioranza, nega che le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, qui si trattava di una sentenza della Corte in cui la Corte Internazionale di Giustizia condannava gli Stati Uniti per un ricorso del Messico per la violazione del diritto all'assistenza consolare di 50 cittadini messicani che erano detenuti negli Stati Uniti e condannati a morte. Il Messico interviene proprio in protezione diplomatica dei propri cittadini e porta questo ricorso contro gli Stati Uniti di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, e nel 2003 la Corte Internazionale di Giustizia condanna gli Stati Uniti ed aggiunge una clausola alla sentenza che è del tutto innovativa per il diritto internazionale, perché condanna gli Stati Uniti a rivedere le sentenze con cui sono stati condannati, le sentenze interne, quindi con cui sono stati condannati i cittadini messicani. In questo caso, ovviamente la scelta dei mezzi su come rivedere le sentenze aspettava gli Stati Uniti, il presidente, l'allora presidente George W. Bush, aveva emesso un memorandum per invitare le corti a rivedere i procedimenti. Al contrario, nella sentenza la maggioranza della Corte Suprema afferma che le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia non sono vincolanti per i giudici statunitensi, ma sono vincolanti solo per l'esecutivo statunitense, e che quindi non nessun giudice, in particolar modo quelli statali, erano tenuti a rispettare la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. E quindi invece la giudice Ginsburg si unisce all'opinione di minoranza scritta, la dissenting opinion scritta da Breyer, nella quale invece non solo si riconosce il carattere self-executing delle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, date dal fatto che nei decenni precedenti gli Stati Uniti avevano accettato la giurisdizione della Corte proprio per questo tipo di controversie, e che quindi l'accettazione fatta nella Convenzione sulle relazioni consolari del 63 doveva poi ovviamente essere valida anche nel 2003. Ma quello che è significativo appunto è che l'opinione dissenziente si basa sul principio che, dato che si parla di revisioni di sentenze, è chiaro che la Corte Internazionale di Giustizia si rivolge direttamente ai giudici statunitensi. Quindi lei effettivamente, ecco, la giudice Ginsburg non si esprime direttamente e in prima persona, però trovo particolarmente rivoluzionario e innovativo il fatto che si sia unita a questa opinione dissenziente, che sicuramente è un'opinione insolita e rivoluzionaria per il sistema giuridico statunitense. Ottimo. Io a questo punto vorrei dire tre grazie e fare un saluto. Anzitutto grazie alle due istituzioni che hanno organizzato
questo incontro, in particolare alle colleghe Tania Groppi e Irene Spigno. Mi ha fatto davvero piacere partecipare, ho imparato tante cose, non sempre accade nei seminari di convegni di imparare tante cose in poco tempo, in poche ore. Il secondo grazie va alle relatrici, che sono state davvero bravissime, e lo dimostra il fatto che se non ci fosse stato un limite temporale probabilmente il nostro dibattito sarebbe proseguito. Grazie ai colleghi che sono intervenuti, e siccome il pubblico è geograficamente sparso, auguro una buona serata a chi è in Europa e un buon pomeriggio al resto del mondo. Grazie ancora. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie al professor Rotolo, grazie a tutte le relatrici, ai moderatori, a tutte le persone che hanno partecipato nel dibattito. È ormai ora di pranzo in Messico, ora di cena in Italia, quindi un elemento in comune c'è comunque. Allora io vi darei appuntamento a domani alle 10 del mattino, ora messicana, 5 del pomeriggio, ora italiana, per le ultime due sessioni tematiche e per la conferenza finale. Non so se Tania vuole intervenire per i saluti o... No, solamente molte grazie davvero e molti complimenti, siete stati tutti e tutte bravissime, davvero, anch'io ho imparato tanto e meno male che c'è ancora domani, continueremo ad imparare. Penso che la giudice Ruth Bader Ginsburg sarebbe molto felice di questo evento. Grazie. Grazie a tutti. Adios. Bye, hasta luego. Hasta luego. Thank you.